Avvertiamo il Brusca che ha la facoltà, come imputato di reato connesso, di astenersi dal rispondere. Vuole esercitare questa facoltà o vuole rispondere alle domande del pubblico ministero? Intanto buongiorno, no, intendo rispondere. Sì. Prego, pubblico ministero. Grazie, Presidente. Intanto buongiorno. Signor Brusca, buongiorno, mi sente? Sì, la sento, ho detto buongiorno. Presidente, sì. Ci sono problemi con l'inquadratura, a mio parere, perché non si vede nessuno. Cioè, non dico di vederlo in viso, però almeno quanto vedere la forma. Vediamo se possiamo... Signor Presidente, chiedo scusa, io non c'ho un sordino di paramento, c'ho il tavolino, posso fare vedere più di così. Vabbè, c'è un ufficiale di polizia, c'è un ufficiale di... pubblico ufficiale che attesta la presenza, dico, non è che... No, ma a me non interessa vedere lui in faccia, a me interessa vedere la sagoma. Vediamo se possiamo correggere l'inquadratura. Signor Presidente, chiedo scusa... Arretrare la telecamera un po' indietro. No, chiedo scusa, signor Presidente. Sì. E a questo punto, se non ne vuole vedere la sagoma, mettiamo il paramento e vediamo se vede la sagoma. Sempre da dietro polemica. Ovviamente sarebbe inquadrato. Non... Eh no, signor Presidente, con il paramento non vede niente l'avvocato, né sagoma né niente. Ineccepibile. Va bene. Procediamo, procediamo anche con questa inquadratura. Quindi... Mi dicono che anche non è possibile inquadrarlo diversamente. C'è il cancelliere che attesta la presenza, sentiamo la voce. Non abbiamo... D'accordo. Allora, signor Brusca, cominciamo. Sì, prima di iniziare diamo atto che sono adesso arrivati gli avvocati di parte civile, Centineo e Avellone. Grazie, Presidente. Sì. Prego, pubblico ministro. Grazie. Allora, intanto la solita raccomandazione, visto che procediamo con la videoconferenza, quindi con le difficoltà date dai tempi di ritorno della voce, quindi io cercherò di non interromperla e lei deve comprendere che ogni eventuale intermittenza fa sparire la domanda o la risposta, quindi se c'è qualcosa che non comprende perfettamente ce lo faccia sapere in modo che noi possiamo ripetere la domanda ed essere più chiari. Va bene. Allora, partiamo naturalmente dalla sua militanza in Cosa Nostra. Brevemente, se vuole riassumere alla Corte quando e come e per quanto tempo ha operato in seno all'organizzazione Cosa Nostra. Io sono stato affiliato intorno al 1975-76 come soldato semplice nella famiglia di San Giuseppe Iato, in quale la stessa ha fatto sempre mandamento. Ruolo che ho mantenuto fino al 1989-90, dopodiché ho assunto la reggenza del predetto mandamento e famiglia di San Giuseppe Iato. Ruolo che ho mantenuto fino al momento del mio arresto, 20 maggio 96. Brevemente, lei ha detto reggente, chi era il rappresentante del mandamento? Nel momento della mia affiliazione è Antonino Salamone, dal partire dal 1982-83 è mio padre Brusca Bernardo. Lei nel corso di questi anni è stato arrestato? Ci sono stati periodi di detenzione? Sì, ho avuto nell'82 una ventina di giorni, febbraio 82, poi per il macchisi processo 5 mesi e mezzo, 89, 84, fino a metà 85. Sì, all'esito del maxi processo lei fu condannato? Sì, a 6 anni e qualche cosa, 6 anni o 6 anni e mezzo, non mi ricordo preciso. Senta, l'inizio della sua latitanza a quando data? Con la sentenza del macchisi processo 31 gennaio 1992 fino al 20 maggio 96. Il 20 maggio 96 quando viene arrestato? Senta, quando viene arrestato ci sono... Quali titoli di reato? Per quali titoli di reato? Cioè, lei è già stato condannato per quali reati?
In quel momento solo per associazione mafiosa, la sentenza macchessione. In primo grado avevo già qualche condanna all'ergastolo, però ancora nessun definitivo. Sì. Vuole allora rammentare e ricordare alla Corte quali sono i fatti per i quali è stato condannato e che lei ha comunque sia commesso nel corso della sua militanza in Cosa Nostra? Fatti più rilevanti, diciamo. Sì, fatti più rilevanti la partecipazione all'omicidio Cornello Russo, quello il primo, per l'assaggio del dottor Chinnici, l'autore esecutivo anche ideativo per l'assaggio di Capaci, ha partecipato alla cosiddetta guerra di mafia nell'82, e poi tutto quello che è noto più o meno nel mio percorso criminale, tutto inerente per quanto riguarda i fatti di Cosa Nostra. Senta, lei ha detto che è stato reggente del mandamento di San Giuseppe. Sì. Ecco, questa reggenza ha avuto delle sospensioni, delle interruzioni, ha avuto delle soluzioni di continuità o si è protratta fino alla data del suo arresto? Non so, vediamo se chiarisco. Dopo l'arresto di mio padre, avvenuto nell'85, per un periodo la reggenza l'ha mantenuta a Baldassare Di Maggio, che ha mantenuto fino alla fine del 88, 89-90, dopodiché l'ho mantenuta io fino al momento del mio arresto, 4 anni, 5 anni, quelli che sono stati. C'è una ragione per cui la reggenza passa da suo padre a Balduccio Di Maggio e non a lei direttamente? Perché io ero stato arrestato, ero a confine a Linosa. E quindi non ero presente, e quindi mio padre assieme a Salvatore Rina hanno deciso di passarla a Bassaldare Di Maggio. Senta, lei rimane a Linosa fino a qua, cioè sorvegliato speciale fino a quando a Linosa? Quindi rientra a San Giuseppe e quando? E con l'inizio della macchina si precisa, dovrebbe essere il 31 gennaio 86. Quindi nel periodo 85-86 lei si allontana da San Giuseppe, giusto? Io sono stato arrestato nel settembre 84, dopodiché sono stato scarcerato e mandato a Linosa e rientro a San Giuseppe Alto il 31 gennaio dell'86. Sì. Senta, io volevo passare a un primo capitolo di questo suo esame. E lei ha fatto cenno alla prima guerra di mafia. O meglio, alla seconda guerra di mafia, alla guerra di mafia degli anni che esplode nell'81. Però la vorrei che che lei riproponesse quegli eventi con riferimento in particolare al territorio trapanese. E quindi parlando della guerra di mafia di quel periodo, le ripercussioni che questa guerra di mafia ebbe nella provincia di Trapani, nella provincia mafiosa di Trapani, Cosa Nostra. Quindi, per cominciare, questa guerra esplode perché e dove e in che modo? Allora, la guerra, a mia conoscenza, comincia, come dire, covava sotto le cene fin dal 75-76, proprio a cominciare dall'omicidio del Cornello Russo. Poi con l'attentato omicidio di Peppe Di Cristina, che poi a sua volta è stato ucciso a Palermo, questo era un conflitto sotterraneo che era conosciuto ai più ristretti. Poi viene commesso l'omicidio del dottor Gaetano Costa, altro elemento di conflitto. Da lì a poco si scaturisce la guerra, perché dottor Rina viene a sapere che c'è un complotto nei suoi confronti e ai suoi alleati più stretti per eliminarli. Da lì le contromosse, dottor Rina comincia ad agire diversamente, e quando riguarda il lato di Trapani, lui ritiene che il Rimi di Alcamo e i minori di Trapani sono alleati con Stefano Bontà, con i perdenti, chiamiamoli perdenti, di Palermo. E dà a me, Antonino Madonia, l'incarico di poter dare, cominciare assieme a Vincenzo Milazzo, di,
di cominciare a colpire tutti questi soggetti che restituiremo responsabile o vicino a Stefano Bontate e al gruppo perdente. Perfetto. Senta Brusca, io le chiedo sempre di voler collegare il nome alla funzione, o meglio al ruolo all'interno di Cosa Nostra. Quindi lei è Antonino Madonia. Io in quel momento ero soldato semplice, però ho ritenuto vicino, molto stretto vicino a Totorina, quindi era ritenuto un po' più un ruolo più elevato dal però soldato semplice. Però vorrei ricordasse per ognuno anche la famiglia di appartenenza, quindi Antonino Madonia. Sì, chiedo scusi. Antonino Madonia in quel momento era soldato semplice, però come me era ritenuto il capo, di fatto era il capo della famiglia resuttana di Palermo. Sì, Vincenzo Milazzo. In quel momento dell'inizio della guerra era niente, in quel momento faceva l'enologo presso la cantina Gaggio. Dopo i primi omicidi avvenuti ad Alcom è stato subito ritualmente affiliato e divenne capomandamento, capofamiglia di Alcamo. Quindi chi era prima dell'esplodere la guerra di mafia? Chi è che comandava? Chi è che aveva, che rappresentava la provincia di Trapani in Cosa Nostra? Quando scoppiò la guerra di mafia a Trapani il vecchio Buccellato, in questo momento non mi ricordo il nome di battesimo. Dopo la morte di costui, dopo la morte e l'uccisione del figlio a Castellammare, la soppressione di tutti i più ristretti, la provincia di Trapani veniva comandata da Francesco Messina Denaro, padre di Matteo, coadiuvata da Mariana Agate e Vincenzo Milazzo e poi altri esponenti, però prevalentemente erano questi tre soggetti, principalmente da Francesco Messina Denaro. Preciso che Francesco Messina Denaro rivestiva il ruolo di capo famiglia, però quasi da sempre, fino all'ultimo, quello che era più attivo era Matteo, il figlio. Ok, adesso di questo ne parliamo in prosieguo. Intanto, per fermarci a quell'epoca, lei, abbiamo forse saltato un passaggio, che rapporti c'erano fra i Brusca, fra suo padre, fra lei e Totò Riina? In quel momento storico io ritenevo, per farmi capire, lo ritenevo il mio secondo padre. Loro erano chiamati compari, mio padre era una famiglia, un rapporto strettissimo, si considerava i due mandamenti unico solo. Mio padre, fin dall'inizio della mia affiliazione, tra cui Salvatore Riina fu il mio padrino di battesimo, mi ci ha messo a disposizione che per qualunque necessità non c'era bisogno di rispettare le regole e di mettermi subito a disposizione pure che lei non c'era. Ecco, allora senta, con questa premessa, quindi col fatto della sua particolare vicinanza sua e della sua famiglia a Totò Riina, le chiedo, lei sa perché, come la scelta di individuare il nuovo rappresentante della provincia trapanese cadde su Francesco Messina Denaro? Cioè, quali erano i rapporti, che cosa legava in particolare questo personaggio a Totò Riina? Guardi, io non so quando si sono conosciuti e come si sono conosciuti, so che avevano una lunga amicizia, so che si rispettavano, so che Salvatore Riina per Francesco Messina Denaro faceva di tutto e di più, di cui io sono stato pure partecipa a dargli un contributo per una richiesta che lui ha fatto a Totò Riina di un omicidio avvenuto a Palermo. Brusca, scusi, sì, prego. Sempre riferimento anche all'anno, cioè siamo in che anno? L'omicidio, io parlo dell'omicidio credo nell'82-83. Un omicidio chiesto da Francesco Messina Denaro sul territorio di Palermo a Totò Riina. Sì, precisamente, ero un ragazzo universitario, in questo momento non mi ricordo come si chiama, mi chiamassi D'Angelo, una cosa del genere. Comunque non c'era solo questo, c'erano tanti altri, sì, in circostanza. In sostanza, se Torrina aveva proprietà in quel territorio, lui stravedeva per Francesco Messina Denaro, aveva un'amicizia strettissima, più di Mariana Gatta. Ho capito. Senta, e le chiedo allora a questo punto, Totò Riina aveva interessi personali nella zona trapanese e in particolare tra Mazara e Castelvetrano?
Su Castelvetrano aveva tantissimo interesse di quanto riguarda la mia conoscenza di proprietà agricole. A Mazzara c'aveva un villino, però non c'aveva altre proprietà, ma su Castelvetrano lui c'aveva oliveti, agrumeti, c'aveva un sacco di proprietà che aveva affidato proprio alla famiglia Denaro, diretta o indiretta. Senta, lei sa chi erano, diciamo, le persone, l'interposte, le persone titolari, meno apparentemente, fittiziamente, di queste proprietà? C'erano dei soggetti che erano stati scelti come prestanome? Uno credo fosse i fratelli Sansone di Palermo, uno era un certo Franco Geraci, però non li conosco tutti. Sansone, vuole ricordare chi era questo Sansone? Era quello dove Rina veniva ospitato, i fratelli Sansone, Giuseppe, Gaetano e l'altro non mi ricordo come si chiama. Comunque dove Salvatore Rina è stato arrestato, c'è la casa in via Bernini. Ho capito. Senta, lei ricorda se qualche personaggio di Corleone è stato anche lui collegato a Castelvetrano, anche territorialmente, se ha operato in quel periodo nella zona di Castelvetrano, se aveva interessi su Castelvetrano? Anche Bernardo Provenzano, non so in quantità minore o superiore, anche Bernardo Provenzano. Risulta che cosa in particolare di Provenzano? Di terreni agricoli, ma Castelvetrano è stato sempre una fonte di interessi dei palermitani, ma in particolar modo anche da Rina e da Provenzano. Da Rina e Provenzano. Senta, rapporti fra Provenzano e Messina Denaro, lei è in grado di riferire qualche particolare? Col padre erano ottimi. Con il figlio riflettevano molto le valutazioni di Totò Rina, che non sempre trattava bene Bernardo Provenzano, condivideva quelle sue scelte. Ho capito. Quindi questo in proseguo di tempo. Senta, Giovanni Grizzafi l'ha conosciuto? Sì, a voglia, il nipote di Totò Rina. Esatto. Sa se era, se anche lui ha avuto in qualche modo collegamenti col territorio di Castelvetrano o con gli uomini d'onore di Castelvetrano? Sì, lui era un portavoce di Totò Rina, un esecutore di ordini di Totò Rina, ma anche negli interessi economici, personali, di Cosa Nostra. Quindi si muoveva sul territorio per conto di Salvatore Rina e conosceva, così come me, conosceva anche il Messina Matteo Denaro, il padre Maria Nagata, cioè quasi tutta la provincia di Trapani. Cioè, in sostanza, quello che conosceva lo zio conosceva anche il nipote. Senta, Giovanni, i fratelli Caruana li ha conosciuti? Sentite dire, ma credo non l'averli mai visto. Sentite dire sì. Oh, sa se avevano rapporti con Francesco Messina Denaro? Non lo escludo, su questo non ci sono mai entrato. Carmelo Colletti di Ribera? Sì, lo conosco benissimo, ho commesso omicidio anche per conto suo, sempre per mandato da parte di Salvatore Rina, da mio padre, so il motivo per cui è stato ucciso, il ruolo che ha rivestito nel territorio di Agrigento. Che ruolo aveva? Fino alla sua morte. Che ruolo aveva fino alla sua morte? Capo provincia. Capo provincia. Anche di me. Anche Agrigento ha una anomalia di tutti gli altri mandamenti, cioè tutti i territori siciliani, che chi rivestiva un ruolo non poteva rivestire un altro, quindi lui era capo provincia. Ho capito. Anche per Colletti le chiedo se è a conoscenza dei rapporti con i Messina Denaro.
Sì, c'erano ottimi rapporti, però ripeto, non so a che livello, però so che c'erano rapporti. E in quel momento solo che erano proprio di affettuosità, io sono stato presente in occasione di 2-3 riunioni proprio nella proprietà di Carmelo Colletti, incontrata a Ribera, dove ha partecipato il Francesco Messina Denaro e tutti gli altri catanesi, palermitani, catanesi mi riferisco a Nitto Santa Paola, quindi ottimi rapporti. Senta, un certo Giangrosso Giuseppe, lo conosce? Giangrosso? Sì. No, come nome in questo momento non mi dice nulla. Briuccia Gaetano? Come? Chiedo scusa, non ho capito. Briuccia Gaetano. No, non mi dice nulla, come nome. Senta, suoi parenti, cioè la famiglia Brusca, ha avuto contatti particolari con questa famiglia trapanese? Famiglia trapanese di no, sempre il comandamento di Castelvetrano, sempre col comandamento di Castelvetrano. Sì, ma prevalentemente erano prima di tutto mio padre, poi io e poi anche per un periodo Baldassare di Maggio e poi non credo altri soggetti dei Brusca specifici. Senta, i suoi rapporti con la provincia, cioè lei è uomo soldato, seppure diciamo privilegiato visti i suoi natali, perché come mai lei ha questi rapporti diciamo abbastanza stretti, comunque sia continui, con personaggi di un territorio, di una provincia diversa addirittura dalla sua, non solo un mandamento ma anche di una provincia diversa come quella di Trapani? Perché sono, come ho detto fin dall'inizio, un ruolo diverso, privilegiato nei confronti degli altri soldati, perché andavo per conto di Salvatore Rina, a commettere omicidio o portare messaggi o tutto quello che io di personale non avevo nulla. Io mi sentivo un autonomo, un automa in tutto e per tutto. Senta, questi Messina Denaro avevano a loro volta delle ricchezze, dei terreni, avevano dei contatti con personaggi influenti della provincia di Trapani? Sì, si diceva che avevano, non so io le loro proprietà, quale fosse o quanto fossero, però che ne avevano di proprietà, e il padre in particolar modo gestiva le proprietà del, in questo momento non mi viene il nome, comunque è un personaggio noto del mondo politico. Sì, e che ha avuto un ruolo politico? Okay. Sì, attualmente ha avuto, sta avendo il ruolo politico, non mi viene il nome in questo momento come si chiama. Comunque personaggi nobili, fra virgolette, erano personaggi di un certo livello, sia culturale che sociale, avevano un sacco di proprietà sul territorio. Ricorda se avevano anche gestori, attività nel campo della campo finanziario? Se avevano. Sì, erano personaggi di un certo livello sul trapanese, quindi agricolo, economico, cioè abbastanza. Il nome ce l'ho in punta della lingua, però non mi viene. Va bene, le tornerà. Comunque sia, lei ha conosciuto l'onorevole, o ha sentito parlare dell'onorevole Culicchia? Sì, principalmente per fatti di cronaca, sì. Però di altro in questo momento non ricordo. Quindi non sa o non ricorda se avesse rapporti oppure contrasti o contatti o abbia avuto contatti con questi personaggi? No, in questo momento sinceramente non mi ricordo, perché so che l'onorevole Culicchia ha avuto dei problemi giudiziari, però non mi ricordo a che titolo, io non, direttamente non conosco nulla. Non l'hanno riguardati questi rapporti? Lei non è entrato diciamo in contatto, quindi non è a conoscenza. Esattamente. La stessa domanda le faccio per quanto riguarda l'allora onorevole Aristide Gunnella. Aristide Gunnella
L'ho conosciuto sempre in un contesto politico ed è stato, diciamo, l'origine, quello che poi mi ha dato l'input per poter partecipare, cioè partecipare e gareggiare i lavori della SIRAP, però non ci ho avuto mai contatti diretti. Ho capito. Ma lei sa se avesse contatti a sua volta con Castelvetrano, con i Messina Denaro? Non lo so. Senta, lei ha detto che dopo il padre, Messina Denaro, al padre succede il figlio al vertice di Cosa Nostra a Trapani. Questo accade quando e a seguito di quali eventi? E allora, ufficialmente il capo, dopo la morte di Buccellato, ufficialmente è Francesco Messina Denaro il capo provincia fino alla sua morte. Però già da quando il padre rivestiva questo ruolo, le funzioni, diciamo, quelli strettamente esecutivi, ma anche quelli formali, erano spesso e volentieri rivestiti dal figlio Matteo. Dopo la morte del padre ne ha assunto il ruolo quasi in eredità. Non c'è stato, che io sappia, non c'è stata una votazione, quasi un fatto quasi normale. Ho capito. Ma a queste riunioni, delle riunioni che si tenevano allora fra i vari, diciamo, tra i vertici delle province o dei vari mandamenti, lei ricorda il Francesco Messina Denaro o il Matteo Messina Denaro come presente? Che io mi ricordo, in alcuni casi il Francesco Messina Denaro, come ho detto poco fa, quando ci vedevamo a Ribera, ma parlo degli anni '80. Negli anni '90 vedevo quasi sempre Francesco, per esempio quando fu l'eliminazione di Vincenzo Milazzo. Scusi, ho visto Matteo. Vedeva negli anni '90, no, negli anni '80 vedeva Francesco, negli anni '90, scusi, vuole ripetere? A Matteo. Matteo. Parlo 92, 93, 94, 95. Senta, lei ha commesso nel corso degli anni '80 ha commesso reati con delitti con Matteo Messina Denaro? Sì, l'omicidio di Vincenzo Milazzo e di Antonella Bonomo. Che però risale altri omicidi, in questo momento non mi ricordo, ma credo di aver fatto altri omicidi nell'Alcamese in particolar modo, a Marsala ho tentato omicidi dove lui era pure presente. Ecco. Allora andiamo quindi, scusi andiamoci, sì. Andiamoci per gradi, anche perché parliamo degli anni '80, l'omicidio Milazzo è del luglio del 92. Voglio capire, lei prima di quel periodo viene ordinato di recarsi nel Trapanese, commette omicidi, sì, in quella zona, e perché? Qua assieme a Antonino Madonia, perché in particolar modo erano stati incaricati di eliminare, diciamo, tutta la frangia di Alcamo e del Rimi e Buccellato, Alcamo e Castelvetrano. Sì. E Castellammare, chiedo scusa. Quindi questo accade, diciamo, lei ha detto, intorno ai primi anni '80, è la conseguenza dell'esplodere della guerra di mafia a Palermo, quindi della guerra che nasce con l'omicidio di Bontate. Precisamente. Ecco, sul finire degli anni '80 ci sono altre emergenze, ci sono altre cose che vi portano a spostarvi ad Alcamo per favorire quella famiglia? Succedono due cose contemporaneamente ad Alcamo, perché poi dopo aver messo da parte, non sterminato totalmente, messo da parte i Rimi, spunta il gruppo cosiddetto Greco. Sì. Greco con l'altro, non mi ricordo come si chiama, comunque era un appartenente a Cosa Nostra.
E in più contestualmente c'era un'altra circostanza che ha scoppiato a Marsala. Quindi le due cose erano quasi contestualmente. Quindi si dava una mano principalmente ad Alcamo, quindi la guerra cosiddetta contro i greco. E poi successivamente, credo nel 91-92, a Marsala, assieme a Tenare, insieme andiamo a mangiare la cena di Mazzara del Vallo, Vincenzo Sinacori e via dicendo. Perfetto. Chi le ordina di partecipare e quali altri uomini d'onore palermitani partecipano a queste faide, cioè a rintuzzare, a far fronte a questa situazione di emergenza che si contestualmente si sviluppa sia a Marsala che ad Alcamo? Allora, in quel momento gli ordini a me mi arrivano sempre da un lato, da Salvatore Rina. Assieme a me c'è prima Antonino Madonia, poi costui viene arrestato e subentra Salvuccio Madonia. C'è Luca Bagarella che nel frattempo era stato scarcerato. E quindi poi io mi avvalevo anche dei uomini d'onore di Altofonte per darmi una mano. C'erano anche uomini di Partenico e Vitale. Quindi scusi Brusca, quindi gli uomini di Altofonte di cui si avvale per partecipare a questi fatti nel territorio trapanese, chi sono? Altofonte prevalentemente Gioacchino La Barbera e Antonino Gioè, qualche volta anche Mario Santo Di Matteo. E mi avvalgo pure di un altro soggetto che poi è venuto fuori anche per la sede di Capaci, Piero Rampulla, che mi aiutò nel commettere un attentato dinamitardo, sempre con telecomando a distanza, contro i greco. In quella volta non è successo nulla, per fortuna, ma è morto solo un cane. E in quella occasione c'ero io, c'era Massimo Matteo Denaro, Salvuccio Madonia, Gioia Antonino, La Barbera. E allora scusi, c'è tutta una serie. Perfetto. Prego. Quindi scusi, intanto per chiarire, Rampulla, poi utilizzato per Capaci, viene utilizzato per queste vicende della guerra di mafia ad Alcamo. Rampulla vuole ricordare a quale famiglia appartenesse? Mistretta nel mandamento di Farinella, San Mauro Castelverde. Rampulla specifico l'ho cercato io per aiutarmi a confezionare, o perlomeno a confezionare il telecomando e la ricevente per l'attentato a distanza, che lui era una persona competente in materia. Questo per quanto riguarda Capaci. Per quanto riguarda questa vicenda, questa vicenda di Alcamo? Per questa vicenda di Alcamo. Prima di Capaci, prima l'avevo utilizzato proprio per questa vicenda di Alcamo. Sì, vuole ricordare come avvenne, cioè la dinamica di questo attentato, e si ricorda anche dove si consumò? Dovrebbe essere il territorio vicino Salemi, ora non mi ricordo preciso. L'attentato doveva essere ai danni dei greco e del suo gruppo, e in quella circostanza abbiamo confezionato due telecomandi che abbiamo posizionato, una dentro il garage e uno all'entrata dell'ingresso della porta, dove si pensava che dove si dovevano entrare, cioè ben celati, nascosti, ben per non farli notare a nessuno. Solo che si aspettava, c'era questo cane che abbaiava, non si capiva se era arrivato o meno. A un dato punto, siccome eravamo presi dalla stanchezza, non si era fatto tardi, avevamo deciso ugualmente di farli scoppiare e divisionare, sono andati a voto tutti e due, sia l'uno che l'altro. Ho capito, quindi se non ho capito male, l'attentato fallì nel senso che per fortuna le persone che dovevano essere presenti all'interno di quell'abitazione non c'erano, ma sotto il profilo diciamo tecnico l'attentato riuscì nel senso che il congegno esplosivo funzionò regolarmente. Questo mi sembra. Sì, era stato azionato e andarla a rismontare nessuno ci voleva andare, come credo che sia stato fisiologico, quindi abbiamo preferito consumarli e poi si vedeva.
Senta, in tutte queste vicende, Alcamesi, Marzalesi, di cui lei ha parlato e di cui fu protagonista insieme agli uomini del suo mandamento e gli altri che ha citati, per l'organizzazione di tutti questi omicidi, lei ha detto, insomma, a capo di questa squadra, fu un ordine di Totò Riina andare per far fronte a queste situazioni. Con chi si interfacciò dei Messina Denaro? Cioè, quale fu la persona della famiglia Messina Denaro con cui per queste vicende lei prese contatto? Con Matteo. Matteo Messina Denaro partecipò anche a questi fatti? Sì. Personalmente? Sì. Senti, Presidente, possiamo sospendere per 5 minuti? Certamente. Allora, sospendiamo proprio per 5 minuti. Bastano 5 minuti, pubblico ministero? Anche 10. Allora, sospendiamo per 10 minuti. Possiamo riprendere l'udienza. Sito riservato? Ci sentite? Sì, Presidente, vi sentiamo bene. Abbiamo dal sito ripreso riservato. L'udienza, ridiamo la parola al pubblico ministero che così proseguirà il suo esame. Allora, Brusca, mi sente? Sì, la sento. Sì, allora, senta, lei ha sentito parlare o ha partecipato ad atti che hanno riguardato anche la faida di Partanna? Di Partanna no, però ho sentito qualche cosa così molto generica. Quindi lei non è stato coinvolto in questa faida, tanto per cominciare? No, no, so che il reggente di questa faida era Matteo, sia come addetto ai lavori, sia come esecutore. Se ne parlava spesso che lui si vantava di aver portato a termine questa faida. Di aver risolto, diciamo, questa faida all'interno del... Sì, sì. In particolar modo con un certo Luppino, una cosa del genere, che era un suo avversario, prima amico e poi avversario. Ecco, quindi se può ricordare cosa diceva Matteo, se lo vuole diciamo precisare, che cosa... Come si riferiva Matteo Messina Denaro in sua presenza con riguardo a questa guerra, tra virgolette, di mafia nella zona di Partanna? Ma guardi, si parlava, gli spunti erano, che mi ricordo, erano diversi, ce n'è uno in particolar modo che c'era Leoluca Bagarella, che aveva amico un certo Messina, chiamato l'avvocato Avvocaticchio, i cui erano stati detenuti col detenuto assieme, e quindi lo voleva raccomandare a Matteo per tenerselo vicino. E Matteo diceva che lo conosceva, che però non aveva bisogno, e da lì poi si entrava nel merito di questo conflitto che lui aveva all'interno di Castelvetrano e dintorni. Perché Partanna era mandamento di Castelvetrano? Sì, 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 precisamente. Era lui, diciamo, era dentro casa sua, fra virgolette, diciamo, questo credo che i Cannato, non mi ricordo, comunque erano stati uccisi, diciamo, persone vicine a Cosa Nostra, in particolar modo vicino a lui. E quindi lui direttamente o con l'ausilio di altri uomini del Trapanese si era sbrigata lui, perché si vantava di, in certa occasione, di partecipare da solo, di avere sconfitto questo nemico. Ho capito. Senta, tornando, anzi restando in provincia di Trapani e rimanendo sempre a quelle vicende, lei ha parlato dei Riina come personaggi che sono stati, diciamo, defenestrati all'esito della guerra. Chiedo scusa. L'argomento sempre per Partanna, e poi il riferimento era a Scarano, che a sua volta aveva conosciuto Scarano tramite personaggi di Partanna, quindi era pure un argomento di trattare Partanna. Ecco. Chiedo scusa, vado avanti. Prego, vuole ricordare chi era Scarano? Uno che poi ha partecipato agli attentati del Nord, che era una persona molto vicino a Messina Matteo Denaro, tramite proprio questi contatti con
con questi di Partanna. Quindi era un soggetto che poi ha partecipato alle stragi del 93, se non sbaglio? Precisamente, in particolar modo su Roma. Su Roma, va bene. Fatti per i quali sappiamo poi che Messinaro venne condannato. Le faccio questa domanda sui Rimi. Lei li ha indicati come famiglia che poi viene inserita tra quelli che vengono in gergo indicati come gli scappati. Lei ricorda se c'è stato qualcuno dei Rimi, qualche componente dei Rimi che poi chiese e ottenne l'autorizzazione a tornare? Ci sono stati tentativi, quello che a me mi risulta direttamente, o meglio indirettamente, è stato Natale Rimi, attraverso la mediazione dell'avvocato Vito Ganci, che era suo difensore, ne chiedeva l'inserimento quantomeno di essere lasciato in pace, perché lui si teneva estraneo ai comportamenti dei suoi familiari. In che periodo siamo? Mio padre venne arrestato nell'85, da lì comincia ad avere questo contatto direttamente con l'avvocato Ganci, quindi siamo in questo periodo 85, 86, 87. Senta, lei ne ha parlato mai con i trapanesi di questa istanza, diciamo, tra virgolette, avanzata da Natale Rimi? Ma credo, ma così di riflesso, anche perché l'argomento era stato affrontato già da mio padre, e non vorrei sbagliare, però credo che qualche risultato l'abbia ottenuto, nel senso di lasciarlo tranquillo, perché lui non ha, che io mi ricordi, però non vorrei sbagliare. Sì, no, dico, se ne ha parlato con i trapanesi di questo? Sì, c'è stato qualche abboccamento del genere, sempre in conseguenza di questa raccomandazione di mio padre e dell'avvocato Ganci. Credo di sì, però ora non mi ricordo con più precisione. Non ricorda con chi? Sì. Sicuramente con Matteo, perché io quando parlo di Trapani, per specificarmi, principalmente parlo con Matteo, poi avevo anche un rapporto buono con Vincenzo Sinecori, ma prevalentemente parlavo con Matteo. Senta, così per chiarire, adesso li vuole enumerare adesso, indicare anche i relativi rappresentanti dei vari mandamenti trapanesi? Quali erano i mandamenti e chi erano i capi mandamenti in quel periodo, che va fino naturalmente al 92-93? In quel momento era capo provincia, era ufficialmente Francesco Messina Denaro, però rappresentato a tutti gli effetti da Matteo. Quanto riguarda Trapani e dintorni, Vincenzo Virga, Mazzara del Vallo, Mariana Agate, poi sostituito da Vincenzo Sinacori, Alcamo, Vincenzo Milazzo, poi sostituito da Giuseppe Ferro, Castelvetrano l'abbiamo detto, sì. Credo in questo momento non mi ricordi, non ci siano altri. Senta, a Marsala chi era capofamiglia, chi era rappresentante? Un certo D'Amico, poi costui che non ricordo male venne ucciso. Per un periodo ha mantenuto Antonino Titone, poi il cognato che è oggi collaboratore di giustizia, che sarebbe? Non mi viene stamattina con il nome, forse, sono un po'... Forse Patti a questo punto. Esatto, Antonino Patti, sì. Visto che parliamo di un collaboratore, mi permetto di sì. Suggerirlo, perché altri Antonino non ci sono. Sì. Io uno dei primi omicidi che ho commesso sul Trapanese, però ho commesso proprio a Marsala. Senta, contro i Zicchitelli. Sì, le volevo chiedere, siccome lei ha parlato abbiamo parlato dei beni, delle possidenze, diciamo, anche dei corleonesi in provincia di Trapani, le chiedo, Trapani è stato mai luogo dove si sono nascosti latitanti palermitani in quegli anni? Sì, che io sappia, a cominciare da Torrina. Ecco. Per un certo periodo Bernardo Provenzano, Leo Luca Bagarella, altri palermitani che venivano raccomandati principalmente da Torrina. E poi io non li conosco tutti, quindi ci potevano anche soggetti che potevano essere lì e io non li conoscevo, cioè non nella mia conoscenza, non li conoscevo, non nella mia conoscenza. Tipo c'è stato poi un periodo anche Santo Mazzei,
c'è stato un altro, come ricordo come si chiama questo mente, che è pure collaborante, che è di Laccarafiddi. Mazara era un territorio abbastanza ampio che poteva poteva accogliere tanti latitanti. Sì, diciamo, io le parlo più della qualità. Quindi lei ha detto che Rina, Provenzano e Bagarella sono stati latitanti in quella terra? Sì, Rina sin dagli anni fine 70 già sapevo che abitava là, che tutte le estate o che lo accompagnavo, che lo andava a prendere, fino all'ultimo incontro l'abbiamo avuto proprio a Mazara del Vallo. Ha parlato anche di Provenzano? Sì, Provenzano in particolar modo su Castelvetrano. Ricorda, ricorda in che periodo? Periodi siamo sempre di Provenzano, io so il periodo degli anni 90, 80-90, non so se prima o dopo, perché non avevo un rapporto stretto come l'avevo con Corrina. Corrina diceva quando io l'accompagnavo da Palermo a Trapani o quando lo andavo a riprendere, diciamo, l'aiutavo perché era con moglie e figli, più tutto il vestiario, le striglie, come so dire, l'aiutavo nel ritornare, o dipende come andavano le cose. Ho capito. Senta, lei un certo Saronaimo, di un certo Saronaimo ne ha sentito parlare? Sì, sapevo che si trovava, era un italo-americano latitante che è stato per lungo periodo a Mazara del Vallo. Ecco, lei italo-americano appartenente a Cosa Nostra? Sì, la famiglia di San Lorenzo. La famiglia di San Lorenzo. Ricorda che ruolo... Giuseppe Giacomo Cammino. Prego? In quel momento solo che era rappresentato prima da Rosario Riccobuono e poi da Giuseppe Giacomo Cammino. E poi da Pippo Cammino. Senta, lei l'ha conosciuto personalmente? No, mai visto. Che io mi ricordo, forse, però non lo ricordo ben preciso, forse una volta nel New Jersey. Nel New Jersey, quindi in America, quando lei è stato in America? Sì, nell'82. Allora, senta, passiamo a un altro capitolo, diciamo, le chiedo brevemente, l'organizzazione interna di Cosa Nostra, circa l'esistenza di due organismi, la Commissione regionale e la Commissione provinciale. Partiamo dalla prima. Lei ha conoscenza dell'esistenza di questo organismo in seno a Cosa Nostra? Sì, quello che ho parlato poco fa, quando gli incontri che avvenivano dove io ho partecipato, a Ribera, nella proprietà di Carmelo Colletti, che erano i vertici dell'organizzazione regionale, dove c'era Nitto Santapaolo, Carmelo Colletti, Francesco Messina Denaro, Salvatore Rina, Antonio Di Caro. Oh. C'era Carmelo Corretti per l'Agrigento, quindi c'era Piddu Madonia per Caltanissetta, che il padre era stato ucciso, credo non c'era nessun altro che io mi ricordo in questo momento. Quando riguarda invece quelli i provinciali, quelli a me più noti sono quelli di Palermo, il mandamento di Giuseppe Ato, quello di Ciacolli, Resuttana, San Lorenzo, Bocca di Falco, facciamo così, quello di San Giuseppe Ato era sino all'ultimo periodo rappresentato da me e prima da mio padre, e quello di Colleone Salvatore Rina e in qualità anche di capo regione, San Lorenzo, Giuseppe Giacomo Cammino, Resuttana, Francesco Madonia, ma era sempre Antonio Madonia quello che rappresentava, Matteo Motisi per Pagliarelli, Bocca di Falco, Salvatore Senta Brusca, lo possiamo saltare perché sì, è una cosa, diciamo, ormai cristallizzata in sentenze che abbiamo proposto, sì, ha parlato più volte. La domanda si rivolge più a questo aspetto, cioè lei li ha indicati. Innanzitutto le chiedo se questi organismi erano ancora effettivi all'interno di Cosa Nostra nel corso degli anni 90, dei primi anni 90, fino al 92.
Sì, precisamente. Senta, e lei è in grado e a conoscenza attraverso, diciamo, i rapporti che ha avuto con Rina, con suo padre e con altri uomini d'onore di Cosa Nostra, di indicare quali erano, diciamo, le competenze, quali erano le competenze, quando e si riunivano e per che cosa si riunivano queste commissioni? Queste riunioni si riunivano per fare il punto della situazione sia sul campo strettamente di Cosa Nostra, che era la fonte, diciamo, l'origine principale del controllo del territorio, e per, diciamo, la vita di Cosa Nostra, poi per l'attività giudiziaria, e poi per scambiarsi cortesie, messe a posto, ma fondamentalmente si partiva dalla struttura di Cosa Nostra, eventualmente lagnanze, uomini d'onore che non si comportavano bene, valutazione dei contrasti con i perdenti o i scappati. Era la vita di Cosa Nostra in tutto e per tutto. Quindi provinciale e regionale avevano competenze, diciamo, che si in qualche modo si somigliavano, e naturalmente avevano la ragione di portare una questione in commissione regionale, quale poteva essere? Cioè, per quale ragione si poteva riunire una commissione regionale di Cosa Nostra? Tenga presente questi argomenti trattati all'apice dell'organizzazione, poi con diciamo nella scala gerarchica, nella piramide, e poi queste cose ognuno per il suo compito si affrontavano per quelli che erano i territori o le competenze. Okay. Senta, ma lei che ha conosciuto Rina era un ortodosso, cioè un soggetto a capo di Cosa Nostra che queste regole le rispettava o... Le disattendeva, quindi sotto il profilo, le parlo naturalmente sotto il profilo sostanziale, non di dare un giudizio sulla sostanza, ma nella forma Rina aveva rispetto di questi criteri interni di organizzazione? Era un'arma sua che nel momento in cui qualcuno lo rispettava era un modo per poterlo eliminare o farlo fuori o criticarlo. Salvo poi quando lui andava oltre a queste regole, ma principalmente era un modo per lui, fra virgolette, ricattare o sottomettere tutti gli altri. Senta, queste quando lei parla di commissione, quando si parla, quando in questo momento parliamo di questi organismi, delle riunioni di questi organismi, Questi si riunivano contestualmente, ovvero c'erano altri modi, diciamo, di far circolare le informazioni e di assumere le decisioni? Cioè queste avvenivano contestualmente la presenza di tutti questi uomini d'onore o succedeva che si riunissero frazionatamente? No, c'erano periodi quando, anche perché dobbiamo tenere presente anche il contesto da parte della repressione delle forze dell'ordine. Quindi c'era un periodo più tranquillo che questi incontri avvenivano 2, 3, 4 volte l'anno senza nessuna difficoltà. Poi c'erano incontri da soggetti singoli o 2 a 3, dipende come avveniva, e c'erano quando la necessità di non potersi muovere, in base all'argomento già affrontato si portava avanti, dipende qual era l'argomento, anche con una notizia verbale, con un bigliettino, i cosiddetti pizzini, con soggetti che già erano a conoscenza del fatto in sé. Senta, ma partiamo sempre di quegli anni, naturalmente, quindi prima dell'arresto, sì, di Totò Riina e nella fase che precede le stragi del 92. Lei è a conoscenza di rapporti o quantomeno di contatti, di collegamenti diretti, di incontri fra Riina e altri rappresentanti provinciali? Sì, io ho partecipato in particolar modo con Francesco Messina Denaro. Con lui si incontrava in tutte le parti, in qualsiasi posto, che non aveva nessun limite di reverenza, lo riceveva a casa, non aveva difficoltà. Si incontrava con Itto Santa Paola in separata sede per altri fatti e con Carmelo Colletta da solo. E poi c'era quando si riunivano in seduta plenaria, per così dirla, per farmi capire. Ecco, lei ha conoscenza di riunioni
plenarie tra il 91 e il 92? Che in questo momento no. Senta. Che provinciale, regionale, attenzione. Sì, stiamo parlando del regionale. No? Perfetto, no, che in questo momento non mi ricordo, non credo di no. Ma lei era tenuto a saperlo, cioè era persona che era tenuta a sapere di eventuali riunioni regionali? Assolutamente no. Infatti ho sempre detto che quello che a me conosceva, quelle che erano le mie competenze, che ne chiedo conoscenza di tutta cosa nostra siciliana. Senta, lei ha parlato di Matteo Messina Denaro come referente nel trapanese degli anni 90. Sì. Nelle altre province con chi erano stati stabiliti i contatti? Chi erano i personaggi con i quali ci si interfacciava? Ripeto, il periodo è sempre quello che precede la strage del 92, quindi siamo tra il 91 e il 92. Allora, con Massimo Matteo Denaro i rapporti li avevano diretti, dove io ci sono incontrato pure alla presenza per altre circostanze, voi le spiego. Quanto riguarda con i catanesi, le altre persone erano prevalentemente Eugenio Galea e Vincenzo Aiello. I rapporti con Caltanissetta c'erano quando erano diretti o mediati prevalentemente da Bernardo Provenzano. Quanto riguarda Catania l'abbiamo detto, Trapani l'abbiamo detto, Caltanissetta Agrigento invece con Antonio Di Caro, il padre, poi prima con Colletti, poi Antonio Di Caro, il figlio. Quindi Peppe Di Caro. Peppe Di Caro che è stato ucciso nell'89, poi c'è stato il figlio assieme a Salvatore Di Ganci e quelle di Rebera Capizzi. Capizzi. Senta una cosa, lei ha mai sentito, sa che rapporti c'erano all'interno degli uomini della provincia agrigentina? Sa se erano rapporti piani o vi erano contrasti? No, c'erano forti contrasti, in particolar modo dopo l'uccisione di Anton Di Caro, e quando io ho assistito che Salvatore René della Regenza a Peppe Capizzi e a Salvatore Di Ganci, con l'ordine di affiliare il figlio di Antonio, di Peppe Di Caro Antonio, da lì in poi c'è stato sempre questo gruppo, un contrasto continuo. Senta, lei sa se... Io ho un gruppo che contrasti che ho lasciato fino al momento del mio arresto. Senta, lei sa se Matteo Messina Denaro è mai... ha avuto rapporti con questi personaggi dell'Agrigentino? Sì, aveva contatti, è stato pure anche lui mediatore da parte di Salvatore Rina, con me ha partecipato a sedare qualche questi animi, perché lui conosceva anche altri soggetti per quanto riguarda il suo territorio, che fosse Montevago, comunque territori vicino a lui. Che confinavamo con l'Agrigentino, col Trapanese, sì. Sempre per conto di Salvatore Rina, quindi avevamo in modo diverso gli stessi incarichi e gli stessi interessi. Quindi, scusi, ho capito bene, lei da un lato, Matteo dall'altro, incaricati da Rina di mediare all'interno dei gruppi delle varie frange agrigentine per riportare... In particolar modo dopo l'arresto di Salvatore Rina siamo intervenuti direttamente, che non essendo più presente Salvatore Rina siamo intervenuti direttamente più volte. Una volta addirittura ci fu una riunione avvenuta a Salemi per tentare di specificare queste due anime, ma il risultato apparente fu positivo, ma poi sapevamo che non era così. Senta, ricorda in che periodo siamo? Questa riunione di cui vi parlo 94-95. Okay. Senta, un tale Ambla Ignazio, l'ha conosciuto? Sì, un uomo d'onore della famiglia di Sciacca, appartenente a Salvatore Di Gancio. Dimino Accurzio, l'ha conosciuto? Sì, entrambi, sì, anche lui un uomo d'onore della famiglia di Sciacca. Queste persone avevano rapporti con Matteo Messina Denaro?
Avevano sia con Massimo Tenara, con me e credo anche con Vincenzo Sinagore, comunque con il Trapanese, perché c'era pure un interesse da parte dei Marinagati sulla Cassestruzzi, quindi avevano rapporti con un po' con tutti. Cascio Rosario, ricorda chi era? Sì, Cascio Rosario era un imprenditore. Io l'ho conosciuto inizialmente tramite Angelo Sino, il noto imprenditore, e è divenuto collaboratore di giustizia. Poi ne ho sentito parlare anche da Messina Matteo Denaro, quale persona lui vicino, non so se diretto o indiretto o tramite il genero, comunque una persona a lui vicino. Con riferimento a questi problemi riguardanti i supermercati, periodo, ripeto, sempre 90, 91, 92, lei ricorda se ci sono stati contrasti che riguardavano l'apertura di questi supermercati in provincia? C'era problemi per quello che riguarda Cosa Nostra, l'ha messa a posto. Soldi che per un periodo non ricevevamo dopo la rescissione di Salvatore Rina e quindi c'erano lamentele per i supermercati di Ribera. Ricorda se Messina Denaro venne investito di questa questione? Sì, perché l'imprenditore, che era poi quello che Gricoli, che gestiva questa catena di supermercati, non mi ricordo il nome dei supermercati. Della comunque catena. Quel famoso Gricoli che notoriamente è indicato come vicino a Messina Matteo Denaro. Quindi imprenditore nel settore dei supermercati? Perfettamente, sì. Dove Giovan Battista Ferranti li faceva anche da autotrasportatore, non mi ricordo il nome della società, dei supermercati. Va bene. Che ruolo ebbe in questa vicenda Matteo Messina Denaro? Di sedare gli animi, se non ricordo male, non vorrei sbagliare, di fargli avere i soldi e ai capizi o a chi di competenza, che c'era Ribera e ad Agrigento, se non ricordo male. Comunque c'era questo problema che si doveva risolvere e Matteo l'ha risolto. Senta, un altro fronte riguarda i rapporti tra Matteo Messina Denaro e i fratelli Graviano. Sì. Innanzitutto lei sa se esistevano, se erano rapporti tra costoro, sa la genesi di questi rapporti, quando nascono e come si sviluppano? Quando nascono non lo so, che lui aveva rapporti con i Graviano nasce, a meno quello che io so, attraverso il cognato, perché il Guttadauro, che è proveniente di quel territorio. Strada facendo questi rapporti si intensificano. Guttadauro, scusi, Guttadauro che cosa fa? Il cognato di Martina Massio Denaro. Sposa la sorella. Non mi ricordo il nome di battesimo. Comunque, ripeto, non so quando nasce questo rapporto. So che io conosco questi rapporti quando Bartolomeo Cascio di Roccamena, appartenente al mandamento di Corleone, faceva la danza nella zona di Roccella, quindi il mandamento di Brancaccio. Sì, siamo negli anni. Messina Matteo Denaro. Scusi, Brusca, le chiedo sempre per favore di. 80. Gli anni 80. Sì. E Matteo accompagnava Bartolomeo Cascio che faceva la spola, il Castelvetrano. Dalle tante e zona di Roccella, quindi questi contatti diciamo nascono già dagli anni, ripeto, però quando nascono, come nascono, questo non lo so dire. So che attraverso il cognato lui aggancia diciamo questi rapporti con i fratelli Graviano, in qualche modo con Giuseppe, autorizzate, forse addirittura sono stati il motivo principale affinché venissero
diciamo, guardati con un occhio diverso da parte di Salvatore Riina, perché fino a quel momento Brancaccio è stato sempre un territorio guardato con sospetti per tutte le vicissitudini che produceva quel territorio. Sì. Quindi da quel momento, cioè, con questa vicinanza, il Giuseppe Graviano entrò nelle grazie di Salvatore Riina e quindi fu reso responsabile e partecipe di tutto quello che avveniva all'interno di Cosa Nostra provinciale e non. Quindi lei dice una sorta di accredito che raccomandazione che avviene attraverso la mediazione di Matteo? Precisamente. Sì. Le vuole ricordare brevemente alla Corte quali erano state le vicissitudini per cui Brancaccio non poteva essere, diciamo, nel cuore di Riina in passato? Perché da lì nasce la prima cosiddetta guerra con quelle contro i Cavataio. Poi per un periodo è stata sostenuta Michele Greco, quando poi costui venne arrestato venne rappresentata da Giuseppe Greco Scarpa, dove costui poi venne ucciso. Poi venne arrestato Giuseppe Lucchese, cioè questo mandamento venne sostenuto da Giuseppe Lucchese assieme a Vincenzo Puccio, Lucchese arrestato. Puccio poi si scopre che aveva complottato contro Salvatore Riina. Quindi, mandamento. Perfetto, quindi era, diciamo, aveva questi precedenti, diciamo, che non lo tranquillizzavano. Esatto. L'ultimo è stato un certo Tindirello che reggeva il mandamento, poi non so per quale motivo fu pure messo di lato, quindi era un territorio che Salvatore Riina aveva sempre guardato con diffidenza. Ho capito. Senta, questi rapporti che nascono nel modo in cui lei ha detto e che poi si sviluppano nel corso del tempo, poi vedremo e sapremo come. Sono stati anche di natura patrimoniale, cioè il Matteo Messina Denaro, oltre ad avere questa funzione, diciamo, di collante e anche di mediazione, ha mai avuto un ulteriore ruolo nel campo dei rapporti, nei rapporti, diciamo, economici con i Graviano? Fino al 1984-85, fino a quando io ho avuto modo di conoscere, frequentare Massimo Matteo Denaro, lui si appoggiava spesso ai Graviano perché economicamente erano imparagonabili, più ricchi in quel momento storico, e lui, diciamo, che si appoggiava con loro per soldi, finanziamenti, viaggi, perché spesso si lamentava e trovava sponda con i fratelli Graviano. Senta, lei un certo Sanseverino ricorda chi sia? Sanseverino dovrebbe essere un uomo del mandamento di Brancaccio che poi Graviano l'hanno messo di lato perché si aveva costruito un fabbricato, c'era qualche cosa, non è un nome che sento per la prima volta, dovrebbe essere questo signore di cui ho menzionato. Che è un imprenditore? Sì, un costruttore, diciamo, palazzinaro. Ok. Lei ricorda se cosa seguì a questo fallimento? No, non glielo so dire. Lei ricorda se Messina Denaro aveva rapporti con personali, con appartenenti al settore bancario? Matteo sì, e credo che stesse aiutando proprio a Giuseppe Graviano a recuperare soldi che riguardavano una certa costruzione, e che poi questi imprenditori, cioè, tutto passò in mano a Tullio Cannella. C'è un percorso abbastanza lungo e farraginoso in questa proprietà dei Graviano, dove Massimo Matteo Denaro gli diede una mano. Ecco, in che modo gli diede una mano, lei lo ricorda? E di interessarsi per avvicinare questo bancario, per recuperare soldi o prestiti. Comunque ci fu un interesse da parte di Messina Matteo Denaro per queste vicissitudini. Io dico questo perché dopo l'arresto di Giuseppe Graviano, e quindi nel 94, perfettamente, commentando di questi rapporti Graviano-Bagarella, il Messina Matteo Denaro si lamentava perché Leuca Bagarella sposava la tesi di Tullio Cannella e non quelli dei Graviano, che a sua volta lui aveva cercato di fargli recuperare tutti questi soldi. Quindi le mie conoscenze in modo più approfondito nascono da questi rapporti. Sapevo genericamente chi erano, che era il Sanseverino doveva essere il socio dei Graviano, del padre, c'era qualche cosa che io non so bene. Quindi qui siamo... Però prego.
Precisamente, e che è completo. Dopodiché io vengo a conoscenza di questi particolari quando Messina Mattinale predica le Luca Bagarella, perché questa proprietà dei Graviano, in qualche modo il Tullio Cannella non gli voleva restituire soldi, c'era qualche cosa del genere. Vabbè, quindi fa parte del contrasto, diciamo, fra Bagarella, e Graviano. Precisamente. Presidente, dunque, io c'è stato prima con i difensori per quanto riguarda, diciamo, l'ulteriore capitolo che riguarderebbe la trattativa e altre vicende sulle quali che non sono collegate, diciamo, direttamente alla, almeno per quanto rileva, la posizione dell'imputato, ma che comunque sia sono utili per colorare, diciamo, l'imputazione e i fatti che sono a supporto, gli elementi che sono a supporto dell'imputazione. C'era un accordo di massima con i difensori per una, diciamo, produzione dei verbali che surrogherebbe questa parte che ci porterebbe via, diciamo, tutta la giornata e forse anche di più. Se c'è un accordo acquisitivo, la Corte ne prende atto. Ora, però, siccome giustamente il difensore non li abbiamo, non li abbiamo tutti a portata di mano, e quindi, diciamo, l'accordo è di massima, comunque sia, non credo che ci saranno modifiche o ragioni. Per cui mi riservavo, cioè, se tralasciando di fare domande ora, se i difensori sono d'accordo, eventualmente all'esito del controesame. Sì, magari dopo l'udienza ci mettevamo d'accordo sull'acquisizione. Cioè, se ci fossero domande residuali, per cui, insomma, questo accordo poi non venisse formalizzato, perché se i difensori dovessero avere qualche remora e quindi non dare poi il consenso definitivo ad alcune circostanze, semmai a fare singole domande specifiche e precisazioni in un secondo momento. Sì, e tendenzialmente c'era un accordo in questo senso. Quindi io posso tralasciare questi argomenti eventualmente. Pubblico Ministero, io non ho idea dei tempi che occuperete. Io non so se poi i difensori vogliono o meno. No, lo dico per questo. Io sui tempi penso un'ora e mezzo ancora. Lei ancora proseguirà per un'ora e mezzo. Sì. E le altre parti vorranno procedere al controesame in questa data? Perché se no io vi inviterei a fare questa produzione nella prima fase della prossima udienza, se il controesame si dovesse svolgere appunto nella prossima udienza. Io, Presidente, per il controesame. In maniera tale da dare anche alla Corte la possibilità di vedere i documenti e formulare eventualmente domande a chiarimento. Io, Presidente, per il controesame, per quanto riguarda la difesa, sarei orientato o nello svolgerlo oggi o quantomeno in tempi stretti, non tra un mese. Vediamo allora se ci arriviamo, poi se ci sarà una produzione. Con riferimento ai verbali, sostanzialmente c'era un accordo atto. Di massima per l'acquisizione. Peraltro alcuni non erano nel fascicolo del pubblico ministero, non facevano parte del fascicolo del pubblico ministero, quindi non ne siamo nemmeno a conoscenza e dovremmo andarli ad analizzare. Comunque sulla trattativa, sull'ambito trattativa e verbali, per noi non ci sarebbero dei problemi di acquisizione. Vabbè. In linea di massima, però non abbiamo nel comunque, concreto. Comunque vi riservate di fare questa. Sì. La Corte al massimo poi un'udienza successiva, non lo so, si sentirà, se non si trova l'accordo su quel punto poi si sentirà, non ci sono problemi da parte nostra. Va bene. Prego, pubblico ministero, può proseguire. Allora, senta, Brusco, intanto le chiedo, passiamo a un altro argomento, avvicinandoci, diciamo, al fuoco dell'imputazione. Le chiedo di riferire alla Corte in merito al cosiddetto maxi processo, quindi innanzitutto e preliminarmente se perché, come e perché interessava Cosa Nostra questa vicenda e se ci furono dei tentativi di aggiustamento in itinere
volti, diciamo, a favorire una sentenza in favore degli appartenenti a Cosa Nostra. Sì, ma che si processo ci sono stati tentativi di aggiustamento a condizionare la Corte affinché ottenessimo un risultato positivo, in particolar modo riguardanti gli ergastoli. E poi tutto il processo anche per smontare un po' la tesi dell'accusa. Esito che poi si è concluso con quello che ormai si sa. Ecco, prima ancora dell'esito che risale, sappiamo, al 31 gennaio del 92, ci sono stati tentativi esperiti sia nelle fasi di merito e poi durante la prima della decisione della Cassazione, e se sì, quali esiti hanno avuto? Io parlo di primo grado, ci sono stati tentativi di agganciare sia il Presidente, sia il giudice all'altro, l'attuale Presidente del Senato, Piero Grasso, sia il giudice popolare. Questa è una prassi consolidata da sempre, quando c'era un processo in Corte d'Assise, di tentare di agganciare con le vie più impensabili, dall'amico, dal fruttivendolo, dal macellaio, dall'amico professionista, quindi qualunque modo per arrivare all'obiettivo. E il primo grado che io mi ricordi, tranne il dottor Piero Grasso, tutti gli altri in qualche modo c'è stato un minimo di contatto, minimo di più non glielo so dire. Okay. E il risultato è stato quello che noi sappiamo. Poi c'è il secondo grado. Specifichi, il risultato è stato quale? Che condanne in ergastolo una buona batosta per Cosa Nostra. Ci sono state delle assoluzioni, ora non mi ricordo tutta la sentenza, sono state delle ergastoli, delle condanne pesanti e delle assoluzioni. E l'applicazione del famoso teorema Buscetta, credo. Precisamente, prevalentemente era questo il tema da smontare. Sì. Perché se non c'era questo teorema, gli ergastoli non sarebbero stati applicati, tranne che per gli omicidi singoli, tipo Calzette e altri casi specifici. Passiamo in appello. Nella fase in appello, dalle notizie ricevute all'interno della Corte d'Assise d'Appello, le notizie sono che quel processo in primo grado sarebbe stato in linea di massima smontato per quelli che erano gli atti processuali allo svolgimento, tutto questo fino a quando non comincia a collaborare Francesco Marino Mannoia. Da quel momento in poi le notizie che ricevamo da dietro le quinte, che riceveva in particolar modo Salvatore Radina, che aveva condizionato e quindi portato alla conferma in linea di massima, addirittura appesantito, perché io in primo grado ero stato assolto e tanti altri come me sono stati condannati anche in fase di appello. Dopodiché si passa alla Cassazione e la Cassazione si fanno tutti i tentativi, ognuno per le strade più disperate, che andavano a finire tutti da Salvatore Rina, perché questo era il meccanismo, in modo da non poterli fare andare in conflitto o di poterli gestire in modo diverso. Comunque ognuno che aveva una possibilità li portava tutti da Salvatore Rina. Lei ricorda chi è che chi è che si attiva? Io mi attivo per quello che riguarda la mia situazione. C'era per esempio una strada che poi abbiamo scoperto di avere assieme, era con il padre figlio Montalto, Salvatore Rina con suo nipote Giovanni Grizzaffi per un'altra strada, Bernardo Provenzano con un'altra strada, di Madonia con un'altra strada, ognuno a modo proprio cercava di, come si dice, portare acqua al mulino per tutti, per lo stesso interesse, e a ottenere un esito positivo in Cassazione, in particolar modo eliminare le ergastole e smontare il cosiddetto teorema Buscetta. Sì. Speranza che è durata fino a quando poi il dottor Giovanni Falcone viene chiamato agli affari penali da parte dell'onorevole Martelli, e da lì cambia le modalità di procedere all'interno della Cassazione, che non c'è la
la sede fissa, ma viene fatto un ruolo a rotatorio, ora non, tecnicamente non lo so spiegare, comunque non viene più assegnata alla prima sezione, ma viene fatto un sistema a rotazione. Prego? La rotazione, una rotazione. Precisamente. E da lì non abbiamo potuto, come so dire, potuto gestire o ottenere un risultato a noi sperato. Quindi è stato confermato il 31 gennaio 2003 quello che è stato nelle massime primo grado. Queste sono le mie conoscenze. Quindi sostanzialmente questo esito era l'esito che è stato negativo ovviamente per Cosa Nostra, era atteso, diciamo, quantomeno non c'era più speranza per gli uomini d'onore, ancor prima della sentenza della Cassazione. Precisamente, contrariamente che poi nel frattempo c'era stato il Macchis bis, Ter, tutti i processi che in linea di massimo siano risolti in modo positivo con Cosa Nostra, anche con qualche condanna, però nessuno riportava sentenza del gas, addirittura qualcuno smontava il teorema Buscetta, allora non mi ricordo se il primo, se il terzo, non mi ricordo con precisione. Era l'unica, in sostanza era rimasta l'unica sentenza che portava gli ergastoli per i vertici di Cosa Nostra, in particolar modo per Totorrina, che fino a quel momento Totorrina aveva solo un ergastolo, l'unico ergastolo peso, poi non aveva nessun'altra condanna. Quindi puntavano su questo processo. Lei ricorda che era pendente al tempo anche il processo Basile? Per l'omicidio, sì, per il capitano Basile. L'omicidio che era con l'omicidio del capitano Basile, che ha avuto durante questo processo una serie di vicissitudini giudiziarie, rinvii, acquisizione, condanne, assoluzione, tutte attraverso interventi esterni. Però in l'ultimo grado non siamo anche questo riusciti a pilotarlo, fra virgolette. Quindi, si è concluso con la condanna al ragazzo per gli esecutori. Per gli esecutori e i mandanti, credo. Sì, esecutore e mandante, sì. Ma credo però o prima o dopo la sentenza, non mi ricordo con precisione, dottor Pace, che sono passati proprio 20 rotti anni, quindi non glielo so dire. Ma ascolti una cosa, l'idea di uccidere il dottore Borsellino e il dottore Giovanni Falcone nasce quando? Alle mie conoscenze, il dottor Giovanni Falcone per me... Io mi sono interessato a studiare le sue abitudini subito dopo la strage del dottor Chinnici, avvenuta nell'82-83, credo 83, non vorrei sbagliare. 84. Comunque, sempre con Antonio. Dopo la morte di dopo la strage di Chinnici? Io, Antonino Madonia, con Salvatore Rina riceviamo l'incarico di cominciare a studiare le abitudini del dottor Giovanni Falcone, cosa che io faccio assieme con Antonino Madonia. Prima mi studio i movimenti di arrivo e di andata del tribunale, poi si sapeva che lui aveva un'amicizia a Trapani con un certo Bulgarelli che andava a trovare periodicamente. Quindi abbiamo studiato la strada, i tempi per poter vedere se potevamo commettere in quel territorio. Ci sono state più valutazioni. Successivamente poi io sono stato detto in arresto, successivamente ho saputo che c'è stato un tentativo quando lui frequentava la piscina o la palestra in Via Belgio. Poi c'è stato l'attentato alla Daura. Scusi, questo di Via Belgio a quando risale? Che io sappia, io ero al confine, quindi dobbiamo essere 86-87. Le dico questo perché noi in quell'arsenale trovato in contrada di Giammaccio c'erano dei bazooka che allora si dovevano assemblare, non erano quelli come gli ultimi, quelli confezionati, usa e getta, si dovevano confezionare. Ed era venuto da me e Giovanni, assieme a Baldassare Di Maggio, Giovanni Motisi, detto Chiattone. Sì. Perché volevo vedere i bazooka e imparare a noi, e in particolar modo a Di Maggio, come funzionava e come doveva essere assemblato, che serviva per fare un attentato proprio al dottor Giovanni Falcone, attentato che non è andato a buon fine. Cioè, che io sappia neanche ci hanno provato, perché poi ogni volta ci sono delle complicazioni, quindi si rimandava. Quindi io so della morte del dottor Giovanni Falcone già dell'82-83, da quando ha detto. Per quanto riguarda invece il dottor Borsellino... E la ragione, quindi la sentenza di condanna a morte, lei dice, risale all'82-83. E a quel tempo la ragione di questa condanna a morte qual era? Cioè, che cosa veniva, diciamo, ascritto?
da parte di Cosa Nostra? Perché, in particolar modo per l'impegno da parte del dottor Falcone, che seguiva quelli che erano gli indirizzi del dottor Chinnici, perché le mie conoscenze il primo a contrastare Cosa Nostra era il dottor Chinnici, che ci aveva veramente toccato, come so dire, i nervi scoperti attraverso la politica, che erano i cugini Salvo, i catanesi, Conni Costanzo. Il dottor Chinnici aveva dato è stato l'origine degli attacchi a Cosa Nostra, poi attività portata avanti anche dal dottor Giovanni Falcone. Ho capito. E quindi sin dal 1982 si succedono questi progetti, questi tentativi di eliminare il dottore Falcone. Precisamente. Per quanto riguarda invece il dottore Borsellino? Le mie conoscenze risalgono con l'arresto di Luca Bagarella, credo per l'omicidio Palazzo, una cosa del genere, che il dottor Borsellino faceva da giudice istruttore. Tentato di avvicinarlo, si è rifiutato di mettersi a disposizione, poi credo pure anche per l'omicidio del capitano Basile. Quindi da lì io non c'era occasione, quando si parlava del dottor Borsellino, da parte di Salvatore Rina, che lo volevo uccidere. Tentativi sono stati fatti e mi sono stati raccontati, perché io non ho partecipato. Scusi, qua siamo alla vicenda, insomma, del covo di Via Giraldi, Via Pecori Giraldi. Via Pecori Giraldi, sì. Siamo in che periodo? 79-80. Sì. Dovremmo essere a questa data. Comunque io per certo so che Salvatore Rina aveva tentato di avvicinare il dottor Borsellino per influenzarlo sulla decisione del cognato Bagarella. Credo ci fosse pure un omicidio in questa indagine, c'era qualche cosa che lo riguardava. Che riguardava comunque sia Bagarella. Precisamente. Tentativi che il dottor Borsellino proprio ha rifiutato senza mezzi termini, non potuto avvicinare, proprio ha rifiutato. E Salvatore, a questa cosa se l'è legato al dito. Strada facendo, queste attività se li andava sempre più, si andavano sommando, perché poi lui era stato anche partecipe per l'ostruzione del Macchisi processo. Condivideva tutto quello che faceva il suo amico Giovanni Falcone. Poi quando fu, ripeto, l'accelerazione, tanto è vero che ci fu un tentativo, quando fu mandato a Mazzara del Vallo, quindi si immaginava che andava a contrastare Cosa Nostra, quindi era una sorta di prevenzione. A Marsala, perché non c'era bisogno di avercelo scritto come su un piattino per capire quello che andava a fare. Dottor Borsellino andava là per contrastare Cosa Nostra, in particolar modo quelli che erano gli elementi territorio. A questo proposito, quindi dottor Borsellino, se non sbaglio, a Marsala in 87. Sì. Lei ha mai parlato con Matteo Messina Denaro dell'attività svolta dal dottore Borsellino come procuratore di Marsala, delle iniziative adottate dal dottore Borsellino in quegli anni? Sì, si parlava in particolar modo che lui in quel momento storico stava adoperando un paio di collaboratori di giustizia, un certo Calcara, un certo, come si chiama l'altro, quello che è stato poi la base fondamentale per il dottor Contrada, in questo momento mi viene il nome. Allora c'era Di Castelvetrano, Rosario Spadola e la Filippello. Perfettamente. Quindi erano i collaboratori del tempo, quindi. Sì. Che di questi collaboratori Messina Mattedana non si preoccupava, perché le valutazioni che davano sia lui ma anche Vincenzo Sinacori, sì, si creava qualche problema, però non erano attendibili, perché non facevano parte di Cosa Nostra, quindi non potevano dire nulla di più. Probabilmente non si è preso dal giornale, o forse di relato, poi magari ci costruivano qualche cosa. Comunque non erano elementi che ci creavano dei problemi di stravolgere la vita di Cosa Nostra trapanese. Sì, qualche problema. Però invece l'attività, proprio l'impegno del dottor Borsellino, quello che ci dava fastidio. No, questi fatti provenienti dai collaboratori di giustizia, da questi due e gli altri, si sarebbero risolti, ma senza bisogno di raccomandazione.
Ho capito, quindi, non erano questi falsi collaboratori che a detta insomma degli uomini di Cosa Nostra che potevano diciamo ledere gli interessi di Cosa Nostra in quella provincia? Perché io sappia mai sentito dire a Messina Matteo Denaro, a Andrea Mangiaricino, con cui in quel momento solo che avevo più rapporti, a Vincenzo Sinacori, che si doveva uccidere il dottor Borsellino per questi collaboratori. Mi scusi l'espressione, non ci fregava un tubo. Sì, non ci piacevano, però scusi, non era un problema. In particolare lei ha parlato di Calcara. Cioè, di Calcara che cosa si diceva in Cosa Nostra quando inizia la sua collaborazione alla fine del 91? Credo che Calcara dovrebbe essere quello che accusava Nito Santapaolo l'omicidio del sindaco di Castelvetrano, sì. Precisamente. E siccome chi conosceva i fatti sapevano che non erano così, che Nitto Santapaolo non c'entrava, quindi ridevano che questo processo prima si sarebbe smontato, senza bisogno di chissà che cosa, è tutto qua. Sì, le ricordo che Nitto Santapaolo però era stato, credo, condannato in primo grado a quel tempo. Ma era un fatto, tra virgolette, non si dava la colpa a Calcara, ma si dava la colpa al magistrato che li credeva, quindi li aveva costruiti, li aveva fatti, li aveva detto. Però era perché sapevamo il dottor Borsellino l'impegno che aveva verso Cosa Nostra, l'impegno che aveva. Allora avevano altre notizie di indagini che svolgevano sul territorio che riguardava Mariana Gade e altre notizie, quindi quelle erano più importanti. Senta, ma in quel periodo, quindi nel periodo fino a quando Borsellino è procuratore di Marsala. Registra dei progetti per ucciderlo, per passare all'azione in quel periodo? Ci sono state tante discussioni, che io sappia, forse addirittura qualche tentativo. Io sono stato investito pure per poter agire o scegliere l'arma o qualche consiglio, e mi ero messo pure a disposizione con Mascio Ciccio, Francesco Messina di Mazzara del Vallo, però, sì. Detto Mascio Ciccio, qualche tentativo di poter eliminare il dottor Borsellino. So che ci sono stati tanti tentativi, addirittura io ne so uno ancora prima, nell'84-85, che lo stava curando Baldassare Di Maggio, quando il dottor Borsellino frequentava Marina Longa, dove c'aveva un bunker, una cosa del genere. Lei intende un bungalow con tutta la famiglia. Quindi già da lì ci sono stati dei tentativi di poter uccidere il dottor Borsellino, quindi siccome il dottor Borsellino a Marsala ci è andato dopo, quindi la volontà del dottore di uccidere il dottor Borsellino precedentemente non c'entrano, ripeto, influivano e andavano a impompare la volontà. A sommarsi, diciamo. Esatto, esattamente. Senta, quando è che si ritorna a parlare in termini concreti, diciamo, di uccidere il... Anzi, prima, scusi, le faccio un'altra domanda, preliminare a questa. Il dottore Falcone viene trasferito al Ministero. Questo trasferimento del dottore Falcone è stato mai in qualche modo appoggiato, voluto, favorito da Cosa Nostra?
Assolutamente no, anzi era guardato proprio per andare a fare quello che non è riuscito a fare durante la sua funzione da magistrato, cioè quello che poteva fare da funzionario attraverso la possibilità che gli aveva dato l'onorevole Martelli per andare a contrastare attraverso normative, decreti legge, iniziative giudiziarie. Andare quindi, a fare quello che non riusciva a fare da giudice, quello che chiedeva da giudice. Quindi viene considerato più pericoloso al Ministero che a Palermo? Esattamente. E poi la realtà fu quella. Ma prima che fosse trasferito, ci fu qualcuno che pensava di allontanarlo dall'ufficio di Palermo in qualche modo, diciamo in qualche modo legale, tra virgolette, ossia non con la violenza ma attraverso un trasferimento coatto? Sì, non so come, c'era Bernardo Provenzano che diceva a Salvatore Rina, e siamo 83-84, diceva a Salvatore Rina, ora, comunque dovrebbe essere questa la dosilina di massima, che attraverso Vito Ciancimino doveva riuscire a farlo trasferire, sinceramente non so come e come doveva avvenire. E Salvatore Rina dice a me non mi interessano questo tipo di atteggiamento, io lo devo uccidere e basta. Però so che Bernardo Provenzano non voleva affrontare la cosa in modo violento di colpo, come si dice, per fare meno rumore, ma raggiunge ugualmente l'obiettivo, però principalmente prima di farlo trasferire. Poi come doveva avvenire questo non glielo so dire, so che per 100% le critiche di Salvatore Rina che io ho ascoltato con le mie orecchie. Sì, insomma le critiche sono quelle che ha raccontato, o ci sono altri particolari sullo sfogo di Rina nei confronti di Provenzano? E che lo riteneva, lo criticava nel mezzo, che non vigliacco, che si faceva abbindolare da Vito Ciancimino, che questo atteggiamento non lo portava da nessuna parte, che lui invece Totò Rina era abituato ad affrontare la cosa, diciamo, di petto, ci metteva sempre la faccia, non se ne fregava di nulla e di niente. Ho capito. Guardi, io questa indicazione l'ho fatta a tempi più quando erano più freschi, quindi la sostanza dovrebbe essere questa. Sì, sono già consacrate in altri verbali, registrate nelle sentenze che sono state prodotte. Senta, e in quale momento si comincia allora a parlare della organizzazione degli attentati nei confronti di Falcone e Borsellino? Guardi, io una prima verifica per quanto riguarda il dottor Falcone, verifica nel senso di se c'erano le condizioni di poterlo commettere su Roma, l'ho fatta nel 90-91, quando Leo Luca Bagarella si trovava al confine a Monte Rotondo, perché si diceva che attraverso fonti legali, cioè avvocati o altri soggetti, si diceva che il dottor Giovanni Falcone andava a mangiare spesso dalla Soralella senza scorta e senza niente, quindi si poteva essere un obiettivo facile. Quindi il dottore Falcone era già stato trasferito a Roma? Precisamente, sì. Quindi sicuramente nel 91. Poi direttamente non l'ho saputo, questa attività fu in qualche modo sospesa, perché ci fu una segnalazione. Ma lei con Bagarella che cosa avete fatto? Cercavamo questo ristorante che poi alla fine non siamo neanche riusciti a trovarlo, questo ristorante o altri luoghi dove il dottor Falcone frequentava. Io sono stato 2 giorni, però siccome ero scompetente di Roma in quel momento storico, anche se c'ero stato più volte,
però non avevamo, come so dire, la stessa dimestichezza come trovarsi a Palermo, ecco. Perfetto. Allora, l'avremmo scusi, trovato con se, più tempo. Una domanda, sì, una domanda, scusi, se l'aveste incrociato dalla Soralella o in qualsiasi altro posto, eravate già pronti per eseguire questo omicidio oppure era, diciamo, un'attività ricognitiva che avrebbe avuto bisogno di ulteriori passaggi? No, era un'attività ricognitiva e poi per portare a termine il dottor Pace non ci voleva niente, il tempo di rubare qualche macchina, attrezzarsi con le armi, quello era l'ultimo step da risolvere. Era un'azione ricognitiva e vedere se quello che ci veniva raccontato era vero. Sì, quindi per capire era un'attività da svolgere con le armi, quindi non con l'esplosivo. Precisamente, in quel momento storico sì. Sì. Poi so questa attività l'abbiamo interrotta, però so che poi l'ha ripresa Messina Matteo Denaro con Vincenzo Sinacori, con Igraviano, so che ci hanno lavorato molto su tale obiettivo, però mai portato a termine. Scusi, io però devo chiedere e anche sottolineare questo aspetto. Siccome ovviamente lei ha iniziato a collaborare nel 96, sono 20 anni che collabora e quindi 21 e quindi conosce dai processi varie, lei vorrei che lei di volta in volta specificasse se sono notizie che poi lei aveva acquisito nel corso della sua militanza in Cosa Nostra oppure se sono cose che, di cui viene a sapere dopo, cioè del fatto che Matteo Messina Denaro e altri operino su Roma per organizzare un attentato a Giovanni Falcone, lei lo viene a sapere come? Direttamente, perché sapevo che c'era una squadra su Roma che si stava lavorando e io stavo arrivando, queste notizie non le ho prese dai giornali ma le ho vissute in prima persona. Sì. Quando poi Totorrina mi dà l'incarico a me di portare a termine l'attentato su Palermo, perché prima di me addirittura notizie che ho preso sul luogo, l'incarico l'aveva Raffaele Ganci e Cangemi Salvatore, che dovevano commettere l'attentato in via Noto Bartolo. Mi dicevano che volevano mettere l'esplosivo dentro il cassonetto o in altri posti. Poi c'era pure Biondino che addirittura voleva riempire uno dei sottopassaggi pedonali dell'autostrada con 1000 rottigli di esplosivo, quindi c'erano state più progettazioni ma mai portati a termine. Scusi, di cui c'era questo, scusi, il periodo io sto parlando quando prima la mia presenza su Roma è credo 90-91, poi per 6-7 mesi non parlo più di questa situazione, io mi parlo da febbraio 92 in poi. Da febbraio 92 in poi. Quindi erano aperti tutti questi, diciamo, tra virgolette, cantieri, queste squadre operative agivano? Perfettamente. Quando poi Salvatore Rina mi dà l'incarico a me, nella stessa occasione c'era Vincenzo Sinacori che aspettava in una camera adiacente, lo chiama alla mia presenza e gli dice di scendere la squadra dicendo a Matteo di tornare indietro che non c'è più bisogno di che loro permanessero in il loco, con una battuta, con un risolino, nel senso che quasi che non là a perdere tempo, lui riteneva che non ci mettevano grossi impegni a poter individuare il dottor Giovanni Falcone. Ho capito. Quindi una volta che io mi metto a disposizione, mi dà l'incarico, e lui purtroppo devo dirle che ogni volta che lui mi dava l'incarico sapeva benissimo che lo portava a termine, ha escluso tutti e tutti, ha fatto mettere a me a disposizione il Biondino e da lì a arrivare al 23 maggio ho avuto modo di poter commettere la straccia. Allora, una precisazione. Quando lei incontra Sinacori, quando Rina parla con Sinacori e lei vede Sinacori andare a parlare con Rina, dove vi trovate? Dovrebbe essere un incontro a casa di un certo Guddo e dobbiamo essere marzo-aprile, ora non mi ricordo con precisione. Ok, senta, sempre 92. Chi c'era quel giorno? Cioè, ricorda chi ci fosse quel giorno assieme a lei, oltre a lei, a Sinacori?
c'ero io, c'era Raffaele Gangi, c'era Gancemi, c'era Biondino, c'era il sindacore che aspettava, se n'era andato appena appena Provenzano. Era una riunione di quelli che Sabatonina faceva entrare delle persone e faceva uscire l'altro. Una giornata di consultazione. Mi scusi, lei è presente quando Sinagori parla con Rina? Sì. Quindi ascolta le parole di Sinagori? Sì. Ricorda che cosa non gli dice? Non gli dice che abbia dato l'incarico a me, però gli dice, digli a Matteo di riscendere che ho risolto il problema, con riferimento alla strage di Capace, cioè all'omicidio del dottor Giovanni Falcone. Ho capito. E da quel giorno lei entra, diciamo, entra in pista, cioè comincia a lavorare per organizzare la strage di Capace? Sinteticamente, comincio a procurarmi l'esplosivo, comincio a studiarmi i luoghi, comincia a studiarmi le modalità. Mi scusi Brusca, quel giorno è già stabilito, cioè nel momento in cui lei prende l'incarico, è già stabilito che si proceda con l'esplosivo? Sì, sì. O è una possibilità? No, si deve procedere con l'esplosivo perché non mi danno altra, no, non mi prospetta altra circostanza. Addirittura io riduco quello che doveva essere il progetto originale. Riduce? Ma lo riduco di molto. Si prego. No, cioè, lo riduce perché, scusi? Non mi dica. Lei si figura mettere 500 kg di esplosivo in via Otto Bartolo, quello che succedeva. Metta 1000 kg in strada, cioè, per riempirla tutta, non sì. un pezzo come ho fatto io. Quindi con 1000 kg si immagina quello che poteva succedere. Quindi io ho ridotto i tempi perché mi sono, come si dice, avvalso di un tecnico. Ho potuto fare questo. Oh, senta, probabilmente gli è stato chiesto, ma non è, diciamo, connessa la posizione di Matteo Messina Denaro. Comunque la domanda riguarda la fase esecutiva, gliela faccio lo stesso. Del comando che procede all'esecuzione della strage di Capaci fanno parte appartenenti a Cosa Nostra? E basta o c'erano personaggi strani che lei non conosceva? Alla fase quella che ho organizzato io? Dico, la fase che ha organizzato lui, lei, non, ce ne sono altre? Dico, per Capaci? No. No, per Capaci, ripeto, Biondino mi aveva addirittura portato, ripeto, un sottopassaggio pedonale che si doveva riempire e chiudere. Poi io attraverso i miei suggerimenti abbiamo spostato, troviamo questo tombino, un posto più ristretto, diciamo abbiamo cambiato progettazione, quindi non so altri soggetti. Alla mia presenza, personaggi esterni a Cosa Nostra. Io sul punto ho fatto un confronto con Gioacchino La Barbera, perché non conosco, in particolar modo riguardante le istituzioni, diciamo, apparati dello Stato. È successo un caso che io mi ho cercato di sforzare, che mentre eravamo nell'attesa, credo, perché abbiamo fatto tre fine settimana ad attendere tutto Giovanni Falcone, credo che nella seconda, o il giorno prima del 23 maggio, ora non mi ricordo, ci fu un signore che venne a chiamare a Mario Troia, cioè che era il, diciamo, quello che ci ospitava sul territorio, perché gli doveva parlare, ma è venuto a cercare a quello, se, che io sappia questo signore non doveva sapere nulla, dopodiché io non conosco altri soggetti, tranne quelli che già sono stati condannati. Non ho capito. E circa la presenza di personale femminile? A maggior ragione. Assolutamente no, ma completamente, non esistono. Senta, e quanto, per quanto riguarda la riunione, l'incontro a casa di Guddo, lei ebbe modo di parlare con Sinacori quel giorno? Sì, abbiamo scambiato qualche battuta, però non mi ricordo su che cose. Sì, c'è stato un momento di conversazione. Però, prima o dopo, comunque io ho avuto modo di parlare con Vincenzo Sinacori. Si parlava del più, del meno, però non mi ricordo direttamente cosa avevamo parlato. Quindi non ricorda se
colloquio ebbe ad oggetto, diciamo, le parole di Riina o quello che lui avrebbe dovuto riferire a Riina? Quelle furono state alla mia presenza, non che direttamente con lui, cioè io, Riina, Sinacori. Sì, però lei ha detto che Riina disse a Sinacori, di a Matteo di fermarsi. E questo l'ho capito. Non di fermarsi, dice Picciotto di scendere, non c'è bisogno di più, che me la spiego io qua, è in siciliano. Perfetto. Le chiedo però se ha sentito il colloquio, diciamo, l'altra parte del colloquio, cioè se a lei ha sentito che cosa Sinacori disse o aveva da dire a Riina. Ascolti, ora vediamo se riesco. Là c'era il Dominus era Matteo. Quindi il Sinacori faceva solo da portavoce con il gruppo che c'era a Roma, capeggiato da Matteo. Quanti erano altri non glielo so dire. Uh-huh. Dopodiché il Sinacori se ne va che deve andare a chiamare a Matteo, dice Picciotti, c'è nel senso che c'era Matteo, più, che Riina sapeva, più altri sul territorio di Roma per commettere questo omicidio. I commenti delle risatelle erano stati effettuati tra me e Riina senza Sinacori. Quindi questi commenti sono precedenti o successivi all'incontro? Possibilmente se lo ricorda, dopo, diciamo, naturalmente no, mi ricordo che l'abbiamo fatti, credo dopo. Sì, nel senso no, Brusca, non le chiedo aspetti, una risposta aspetti. Qualunque, se lo ricorda, se no. No, mi ricordo nel senso che Totorina si lamentava che ci stanno giocando, sono là da non so quanto tempo e quindi non portavano a termine questa situazione. Ho capito. Senta. Chiedo scusa, aggiungo, inizialmente non lo volevo dire, ma no, perché c'è solo spreco di soldi, mi chiedono sempre soldi, questo non si lamentava. Ho capito. Quindi Riina finanziava questi signori sul luogo, non so con quanto, con come, in che senso. Ho capito. Senta, prima di questa, qui lei dice siamo nel periodo... Io come dobbiamo essere marzo-aprile, ora non mi ricordo con precisione, comunque io come, in questo gruppo il 20 febbraio, il giorno del mio compleanno che mi incontro con Riina per altri motivi, là mi ci mette a disposizione da quel momento in poi. Quindi, il periodo, nascimo il coinvolgimento. Il periodo è quello. In precedenza c'erano state riunioni, c'erano stati incontri nel corso dei quali si era parlato di Falcone, di uccidere Falcone, o si era parlato più in generale della situazione grave che di lì a poco sarebbe concretizzata a seguito della sentenza del maxi processo? Cioè questa cosa che lei ha detto, che ci si aspettava che il maxi processo andasse male, che avesse un esito funesto per Cosa Nostra, era stata, diciamo, rappresentata o in qualche modo commentata nel corso di incontri precedenti fra uomini d'onore? Sì, c'era stata nel 92, non vorrei sbagliare, ma pure nel 91, più occasione, che queste, per capirci, queste riunioni provinciali dove io ho partecipato, prevalentemente erano per ascoltare i monologhi di dottor Riina, poi se c'era qualcuno che voleva dire qualche cosa la diceva, però fondamentalmente era quando dottor Riina ci comunicava per aggiornarci di quello dove erano arrivate le circostanze. Sempre poi nella stessa seduta chiamava ognuno in modo riservato e o gli diceva i dettagli come dovevano andare i fatti o se c'erano altre circostanze, però là specifico dobbiamo commettere questo omicidio, dobbiamo commettere questo attentato, che io mi ricordo no, però ci aggiornava delle evoluzioni di quelli che erano i fatti. Ho capito. Lei ricorda che ci fu una riunione, ci furono riunioni di commissione provinciale in quel periodo, prima del 92? Sì, ho detto che di solito ce n'era, che mi ricordo ce ne fu una di prima di Natale, che di solito ci facevamo gli auguri delle festività, ce ne fu qualcuna pure a luglio, mi ricordo una precisa, quella fu specifica perché fu
Fu richiesta perché c'era un problema da risolvere con i problemi dei furti dei tir che davano fastidio ai commercianti che pagavano il pizzo. Ci fu un'altra per la cosiddetta messa a posto, non la messa a posto, di fare il pizzo alla politica. C'era la gente che allora a sua volta prendevano di toglierci lo 0,80. Sì. Quindi ci sono state diverse riunioni per affrontare argomenti sia di Cosa Nostra, ma anche di, fondamentalmente sempre Cosa Nostra, che tutti andavano lì. Oh, nel corso di questi incontri Rina fece mai cenno al maxi processo? Al futuro, all'esito che ormai si approssimava del maxi processo, cioè la sentenza della Cassazione ormai prossima? Che mi ricordo solo quello che lui diceva, sentenza maxi processo non me la ricordo, però che lui che gli doveva rompere le corna a chi l'aveva creato dei problemi, sì, e in particolar modo si riferiva al dottor Giovanni Falcone. Parlava più delle vendette che delle esiti processuali, le vendette da mettere in atto. Scusi, a chi è che imputava, oltre che al dottore Falcone, l'esito del maxi? L'esito negativo per lui del maxi? Sì, principalmente al dottor Giovanni Falcone, e poi successivamente ho saputo anche dall'onorevole Lima. No, attenzione, che lui sapeva che lui voleva uccidere il dottor l'onorevole Lima, io lo sapevo fin dal 1986. Che quando lui non si riteneva che non si metteva a disposizione secondo le sue indicazioni o secondo le sue modo di pensare e di agire, quello diventava un nemico suo, lo utilizzava fino a che poteva, dopodiché chiudeva il conto. Io non sapevo quando il dottor Lima doveva essere ucciso, però sapevo che lui gli voleva rompere le corna perché lo riteneva, assieme con Cinisalvo, di guardarsi il loro giardinello o le loro cose e si mettevano poco a disposizione quando riguardava tutta l'organizzazione, alla quale lui era uno dei che doveva essere dei diciamo, quelli che doveva godere dei benefici. Senta, chi altro entra nel mirino di Cosa Nostra in quel periodo, oltre a Lima, oltre a Salvo? Oltre sì, poi entra il dottor Borsellino. Chi entra? Sì, in una riunione successiva diciamo, più ristretta, dove ci sono io, Raffaele Ganci, Gancime Salvatore, Biondino, Rina, credo non c'è più un altro, c'è là si parla che dobbiamo uccidere il dottor Borsellino, Pietro Grasso, Arnando La Barbera, l'onorevole Mannino, credo Vizzini e qualche altro. Erano tutti soggetti che a vario titolo si attivavano verso il conto Cosa Nostra o che non si erano messi a disposizione, dipende dalla circostanza. Dalle circostanze. L'onorevole Purpura era tra questi? L'onorevole Purpura era dopo l'omicidio dell'onorevole Lima, cioè non un fatto a sé personale, ma perché sarebbe stata la continuazione della corrente limiana. Quindi indirettamente avremmo colpito l'onorevole Andreotti, che chi ricorderà la storia, era candidato per la presidenza della Repubblica e il nostro obiettivo era quello di azzopparlo e non farle, che era un desiderio che lui voleva, e volevamo che non raggiungesse quell'obiettivo. Con l'omicidio Lima non ci siamo riusciti perché ancora l'onorevole Andreotti si candidava. Diciamo obiettivo, fra virgolette, è riuscito con l'assaggio di Capace. Senta, l'onorevole Martelli era uno degli obiettivi? Chiedo scusa, purtroppo i tempi sono passati. L'onorevole Martelli era uno degli obiettivi in cui mi sono interessato direttamente, sempre su incarico di Salvatore Rina. Ho fatto fare pure dei sopralluoghi di poter cominciare a studiare, però non è stato per fortuna portato a termine. Senta, questa strategia che ha alla base diciamo inizialmente un'idea di vendetta e che poi si allarga, coinvolge quali province? Lei ha detto che coinvolto era ovviamente la Cosa Nostra palermitana.
Cosa Nostra della provincia in primo luogo. Ha parlato di Matteo Messina Denaro come, diciamo, operativo su Roma per uccidere il dottore Falcone. Ci sono altre province che sono state coinvolte in questo disegno? Quello che ho so in quel momento, in quel momento storico. Sì, sì, sì. L'unico, quello che io so, perché io per un periodo sono stato lontano da Salvatore Riina, lui si lamentava dei catanesi che non davano nessun contributo o quantomeno forse non si erano messi a disposizione. E io attraverso la mediazione con Eugenio Galea e Vincenzo Aiello li ho sottolineato, fatto capire questa loro come si dice in gergo siciliano, tirati indietro, cioè si defilavano, sì. Fino a quando poi anche loro hanno partecipato a questo attacco allo Stato con l'omicidio dell'ispettore Lizio, che Eugenio Galea e Vincenzo Aiello sono venuti a comunicarmi, cioè anche noi abbiamo dato questo contributo, e poi successivamente si sono messi a disposizione per commettere atti su attentati su Roma, in particolar modo mi riferisco a Maurizio Costanzo. A Maurizio Costanzo. Ma questa è una richiesta vostra o è una loro messa a disposizione? Cioè, no, è iniziativa loro o è una sollecitazione vostra? Mi spiego. Allora, qua c'è Totò Riina, quando spiegavo, chiedeva di commettere un omicidio, non ci ritornava tutte le volte, ogni volta a rifare il compitino, fare il conto della situazione. C'era un progetto, si portava a termine fino a quando, cioè, si portava avanti fino a quando si portava a termine, tranne che non c'era qualcuno per dire non c'è più bisogno di fare questo perché l'ho raggiunto, l'ho corrotto, l'ho addomesticato e via dicendo. Quindi non c'era ogni volta di rinnovare quello che si doveva fare, però osservava gli atteggiamenti di ognuno di questi, chi si stava sempre a disposizione, chi si defilava, chi non partecipava, stava, come si dice, affacciato alla finestra. Come ho detto, una di quelle, come si dice, delle regole. Siccome Totò Riina in particolar modo con i catanesi, ripeto, fra virgolette, ce l'aveva, perché se avevano raggiunto quel ruolo era grazie a lui, perché aveva ucciso prima Peppe Di Cristina, poi gli aveva dato l'autorizzazione a uccidere i fratelli Calderone, mi in particolar modo uno poi è riuscito ad andarsene. Quindi lui rivendicava di avergli dato quel ruolo e poi a un dato punto si defilavano in base a quando che si doveva commettere. Scusi, lei quando parla di catanesi, quando parla di catanesi parla di Santa Paola? Nitto Santa Paola. Nitto Santa Paola. Senta, i rapporti con i carcagnusi, quindi con il Malpassotu e quindi... Quelli sono come si collegati? Perché dico questo? Perché dopo questo omicidio, quando i catanesi mettono a disposizione, si rilassano e danno la loro disponibilità. L'omicidio dell'ispettore di polizia Lizio, quello lì, intende? Perfetto. Sì. Perfetto. Io con Luca Bagarella, quindi rappresentava Totò Riina, andiamo a Catania per incontrarci con Nitto Santa Paola, ci vediamo, ci dà un'ospitalità immensa. Il Santa Paolo non ci fa parlare e dice io sono forse in cerca delle comprensioni, dice a Totuccio, a Salvatore Riina, che ho sempre la valigia di cartone collegata con lo spago, di quello che dice lui si fa. Quello stesso giorno, che credo fu finito l'abbonamento del dottor Chilazzi, mandò a chiamare a Santo Mazzei, lo affiliò perché capiva che era un desiderio da parte di Salvatore Riina e poi di noi palermitani. Quindi diciamo che si sono un po' ristabiliti gli animi, chiamiamolo così, da quel momento in poi. Ho capito. Senta, dell'onorevole Andò si è mai parlato? Anche. A questo prima di riappacificazione, anche se il Rambulla non era del territorio catanese ma era palermitano, però siccome abitava a Caltagirone e loro vedevano che io ci avevo contatti spesso, quindi da lì anche loro si sono messi a disposizione, questo rapporto ha contribuito a, come si dire,
a rinsaldare, diciamo, quel gelo che c'era e sono stati, diciamo, si è stato tolto. Quindi, diciamo, sia l'affiliazione di Mazzei che poi la disponibilità di Rampulla rientrano in questo disegno di rinsaldarsi dei rapporti tra voi e Santa Paola. Che poi quello che mi diceva Torrina o anche Eugenio Galea era frutto di qualche malinteso, almeno quello che dicono loro. Poi, sai, in queste cose c'è sempre chi ne dice di più, e Torrina, diciamo che in qualche modo non li cercava più, fino a quando poi non diciamo che abbiamo risolto il problema. Senta, tornando all'onorevole Andò, quando è che si fa il nome e si inserisce, diciamo, nell'elenco delle persone da eliminare l'onorevole Andò? È sempre in quella riunione, o prima o dopo, comunque in quella circostanza. E l'incarico se lo prende, non vorrei sbagliare, lo prendo pure io, ma c'è anche Rampulla, e i catanesi cominciano a lavorare su questo obiettivo. Senta, invece il dottore Di Pietro? Dottore Di Pietro, quella era un'iniziativa, non so per quale motivo, da Eugenio Galea, che in uno degli incontri mi dice sarebbe opportuno uccidere Antonio Di Pietro, che in quel momento era la persona più raffigurativa nel pool Tangentopoli, sì. Mani Pulite, quindi per creare una sorta di depistaggio, che questa è una caratteristica sempre dei catanesi riconosciutissima, che erano capaci di commettere un omicidio per depistare quelle che erano la realtà dei fatti, quindi per distrarre l'attenzione dalla Sicilia verso il nord, per dire come se gli omicidi avvenuti in Sicilia erano per colpa di Tangentopoli, non c'entrava nulla. Ho capito, ma è una iniziativa che voi avete in qualche modo sposato, avallato, perseguito o no? Io l'ho passata a Salvatore Arina, e Salvatore Arina non mi disse di non farlo, dice fate come se loro dicono, se lo possono fare farlo, non aveva messo nessun ostacolo. Senta, i catanesi hanno mai contribuito alle in quel periodo alla strategia stragista fornendo armi, esplosivi, detonatori o altro? Abbiamo nel marzo-aprile 92 abbiamo acquistato delle armi, perché loro avevano subito un sequestro, quindi avevamo comprato armi assieme. In particolar modo dopo la strage di Capaci ci fornì un telecomando un po' più sofisticato di quello che io ho utilizzato per la strage di Capaci, che quello proveniva dall'aeromodellismo, invece questo era uno più sofisticato, che era, diciamo, quello che si apre cancella a distanza, okay. Che doveva essere più sicuro, perché io mi lamentavo che quello per l'automodellismo poteva entrare in una frequenza diversa da quella naturale, sì. Quella che troviamo noi. Scusi, invece quella non era più sicura, più... Ma prima di Capaci hanno fornito nulla? Che io sappia, prima di Capaci no. Ok. Ah no, chiedo scusa, aspetti, ma è stato Pietro Rampulla, non sono stati catanesi, Pietro Rampulla ha fornito il telecomando che lui aveva per i fatti suoi, quindi non solo l'origine dove l'aveva comprato, l'aveva comunque custodito per i fatti suoi, che fece portare attraverso... Sì, 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 ma questo è chiaro, no, la domanda era proprio rivolta se la famiglia catanese aveva fatto contribuito, insomma, apportando armi o esplosivo. No, che io sappia no. Senta, almeno per Capaci no. Senta, un'altra domanda le faccio gli uomini d'onore di Agrigento. Lei ha avuto mai modo di parlare delle stragi? Dopo l'arresto di Rina, sì, con Antonio Di Caro e con Peppe Capizze. E le risulta che costoro fossero a conoscenza di questa strategia stragista, se l'avevano o meno appoggiata? Guardi, io dobbiamo ragionare secondo le modalità di Cosa Nostra. Io con loro non ho mai affrontato nulla, però non li ho trovati sospesi, sono messi a disposizione
e poi hanno contribuito anche loro a dare dell'esplosivo, di organizzare di meno male d'opera il loco, beh, in particolar modo mi riferisco su Roma, quindi ripeto che fino a quel momento, fino alla Rescia Torrina, gestiva lui questi territori. Dopo non, diciamo, prima non, quando si sono incontrati, come si sono incontrati, questo non glielo so dire. Ho capito. Ma parlandone con Di Caro, lei ha avuto consapevolezza che lui fosse già a conoscenza prima delle stragi, cioè di ciò che stava per accadere? Diciamo che non era sorpreso, ma questo gli posso garantire. Senta, pubblico ministero, un attimo. La Corte non ha compreso bene la provenienza di questo esplosivo dal territorio agrigentino, abbiamo capito bene? Sì, ha capito bene, ma però non per la strage di Capaci, ma per gli attentati del nord, dove Anton Di Caro mi ha fornito un po' di esplosivo e che doveva essere utilizzato in particolar modo per l'attentato a Salvatore Contorno. Va bene. Può proseguire, pubblico ministero. Sì, le ho chiesto degli agrigentini, le chiedo, ma rapporti con appartenenti alla 'ndrangheta, correlati alle stragi? Lei ne ha conoscenza? No, non ne so nulla. So dei buoni rapporti di Torrina con i calabresi, però se abbiano avuto contatti o stabilito qualche cosa, questo non glielo so dire. Con quali calabresi, sa quali? Non vorrei sbagliare, però lui, se non ricordo male, con i Di Stefano, però ripeto, so che aveva buonissimi rapporti con i calabresi, forse abbia pure commesso degli omicidi in Calabria, gli abbia dato una mano, però forse Di Stefano, ma non sono sicuro. Va bene. Un'altra circostanza, lei ha conoscenza di appartenenti a Cosa Nostra di origine napoletana? Sì, in Nuvoletta. Nuvoletta. Distanza? Di Marano. Di? Marano. Della famiglia di Marano. Sì. Senta, e questi appartengono a Cosa Nostra da quando? Io quando sono stato affiliato nel 75-76 già li ho trovati in Cosa Nostra, che ho avuto modo di recarmi più volte a Napoli, e precisamente a Marano, a casa dei Nuvoletta, e mi sono stati ripresentati ritualmente. Da quando sono stati affiliati questo non lo so dire, ma credo molto tempo prima. Quindi prima della sua affiliazione? Sì, molto tempo prima, non so quando. Lei sa di un coinvolgimento di questi personaggi nel periodo stragista? So di, sempre parlando con Martino Messina Denaro, mi disse che parlando di persone esterne di Cosa Nostra siciliana, cioè di altre organizzazioni criminali, che lui si era rivolto, faccio la domanda specifica con i napoletani, e lui mi ha detto che c'era andato, si era incontrato con un comparello mio che sarebbe Gaetano Nuvoletta, figlio di Lorenzo, e questi qua gli hanno dato che lo sappia, gli ha detto di no, o quantomeno non si sono messi a disposizione. Questo, scusi, glielo disse chi? Matteo Messina Denaro. Io sì, mi sono rivolto precisamente con lui, parlando dopo l'arresto di Luca Bagarella, sì, facendo un po' il riassunto di quello che era successo, gli ho detto, ma con i napoletani, io mi sto confrontando con Messina e Matteo Denaro, ma con i napoletani ci avete parlato? E lui mi ha detto che si era rivolto con Gaetano Nuvoletta, figlio di Lorenzo, e che gli aveva rifiutato l'appoggio e che loro non condividevano questa strategia. Questo glielo dice nel 95, giusto? Sì, dopo Bagarella è stato arrestato a luglio 95, subito dopo, perché Bagarella purtroppo ci ha creato un po' di malumori tra me e lui, che tutti i fatti che poi ci siamo chiariti. Ho capito. Senta, quando lei parla... Tant'è vero che poi questa è una notizia che ho preso processualmente, in uno dei tanti commenti che io gli facevo, addirittura aveva in primo tempo avuto la volontà di uccidermi, poi cosa richiesta rientrata. Sì, queste vicende sono legate, diciamo, al periodo successivo all'arresto di Rina. Di Bagarella, queste notizie. Sì, dico, questo contrasto con Bagarella, diciamo, risale a un periodo successivo all'arresto di Rino. Quindi... Precisamente, sì. Perfetto.
di questo insomma poi abbiamo già una ampia documentazione attraverso la sentenza di Firenze che è in atto. Le voglio chiedere un'altra informazione a proposito degli attentati che si succedono, non ricordo quanti, ma numerosi attentati che si succedono in danno delle sedi della Democrazia Cristiana nel territorio siciliano nel periodo successivo all'omicidio di Salvo Lima. Lei ne ha ricordo? Sì, ne ho ricordo anche perché sono stato autore di due attentati. Uno come mandante, perché non li ho seguiti direttamente. Uno a Monreale, che rientrava nel mio mandamento, e un altro tramite Pietro Rampulla a Messina, dando che avevano fatto un piccolo attentato dietro il portone di una sede della Democrazia Cristiana. Gli altri due sono avvenuti, uno a Isola delle Femmine, nel territorio di San Lorenzo, cioè di Biondino Salvatore, e l'altro a Missimeri, giusto? Scusi, quello siamo dopo l'omicidio Lima. La partecipazione di Rampulla è legata alla cosa che ha detto prima, e cioè al fatto che c'era stato l'incontro con Santa Paola? No, che io con Rampulla abbiamo cominciato a frequentarci nel 90-91, cioè proprio con le mie visite a Catania, quindi io, essendo che Rampulla non era catanese, ma bensì rientrava nel territorio di Palermo, e in particolar modo nel mandamento di Peppino Farinello, quindi io non avevo bisogno di bypassare dai catanesi. Era un rapporto che avevo avuto direttamente con lui. Per un periodo addirittura è stato pure reggente di quel territorio, perché Peppino Farinello è stato arrestato, il figlio non conduceva bene quel mandamento, e fu investito per proprio Pietro Rampulla. Quindi c'era un rapporto diretto per le varie esigenze di Cosa Nostra. Lui ha scelto Messina perché, come è noto, Messina non c'era una famiglia di Cosa Nostra fino al 92-93, perché poi è stato affiliato un soggetto di Pozzo di Gotto, in questo momento non mi ricordo come si chiama, e quindi rientrava quella famiglia, diciamo quel territorio, rientrava nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto. In quel momento storico era ritenuto territorio campo libero, quindi ognuno poteva fare quello che voleva. E Pietro Rampulla quindi non doveva chiedere niente a nessuno, andava a mettere l'esplosivo là, e quindi serviva un modo per, a meno quello da quei pochi discorsi che ho fatto io con Biondino, a depistare. Senta, ecco, l'incarico, cioè chi ha l'idea di compiere questi attentati? Ma io ne parlo con Biondino. Biondino mi dà questo tipo di argomento, tipo che vuole mettere in atto un depistaggio, essendo che è stato ucciso un democristiano, quindi come se ci fosse un attacco generale, non solo all'onorevole Lima. Almeno questo è quello che ho inteso capire. E io seguivo i suoi ordini, che a sua volta venivano da dottrina. Sì, sono cessati questi attentati per un motivo, o c'è stata una ragione per cui non avete a un certo punto non avete proseguito? Erano sufficienti quelli per l'obiettivo, quelli che avete commesso? Le ragioni io sinceramente non lo so, perché non ci fu più modo di poterne discutere. Questa è la mia deduzione, per attenzione. Suppongo che non servivano a nulla. Con Rina ne parlò di questi? No, non ci fu, ne ripeto, non ci fu più bisogno di parlarne, né con Biondino né parlare più con nessuno. Io mi ricordo così, almeno non mi ricordo di averne più parlato. Senta, parliamo di un'altra
vicenda che riguarda Bellini. Sì. Io le chiedo... Chiedo scusa, io ho necessità di sospendere 5 minuti in 2 minuti per la verità, 2-3 minuti.